stavo facendo una storia. Aspettate un secondo. Ma fai l'intro. Sto mettendo una storia. Allora, ma come? Aspetta, devi farlo prima. Ma adesso devo metterla, la metto adesso. Testa di minchia. Raga, ma come funzionano le cuffie? Cosa vuol dire come funzionano le cuffie? Come faccio? Aspetta. Aiuto. Aspettate un attimo che collego le cuffie. C'è qualcosa comunque su questa Red Bull. C'è tipo della roba proprio appiccicosa, non capisco che cosa sia. Non dite sperma, perché non è sperma. Aspetta, ma ti manca il giacchettino. Ciao, cioè, benvenuti in live comunque. Perché è tutta gialla questa telecamera? C'è qualcosa che non va nell'impostazione colore. Amici della regia. Credo sia la TV. Okay. Ma com'è la TV? Sicuro? È la TV. È la TV. Confermo. Ok, no, niente. Questa live è partita in maniera rocambolesca. Ma ci credo, cazzo. Attacchiamo all'ultimo così, ah, come degli disperati. Attacchiamo all'ultimo, l'orario è sempre quello. Ma che cazzo stavi facendo? Che storia stavi pubblicando? Sto mettendo una storia sul Switch. Ah, ok. Sport. No, è vero, stavamo giocando a Switch Sport, perché sì, poi arriviamo all'ultimo, stavi giocando Switch. Fino all'attimo. Sono qua pronto. Stavamo giocando a Switch Sport. Veramente figo. Vabbè, allora parlo da solo. E vaffanculo. Un attimo che mi apro. Come si fa? Ecco. Ce l'hai fatta? No, ma perché ti manca. Buonasera a tutti. Benvenuti in diretta. Questo è Yacchetti Yacche. Talk show podcast Twitch più irriverente di Twitch. Più disorganizzato del mondo. Cosa devi fare? Ma perché ti manca il maschio? Tipo color terra di Siena. Ma quello è il televisore. Non capisco, non si può ti manca il maschio di questo? Il maschio? Sì, il giacchettino. Un po' sessista questa cosa, Ma soprattutto ci è arrivato un regalo speciale. Abbiamo Sport. No, ah. A parte quello, ci è arrivato un regalo gigantesco. Quello scatolone là. Ah, sì. Che porteremo. Si vede dietro tonno nell'inquadratura principale. È uno scatolone gigantesco. Un mega scatolone. Ma oggi Nick non poteva venire in live. C'è la lava lamp spenta. È un disastro. Ciao a tutti. Nick non c'è oggi. Che cazzo di disastro. Dov'è Nicolino? Non c'è oggi Nick. Nick oggi non c'è. Vedete che doveva andare dove? Al concertone del 2 maggio. È vero. Del 2 maggio. Sarebbe bello che ci fosse anche il concertone del 2 maggio. Ma perché siete così appiccicati? Ma vedete l'inquadratura? Dove cazzo sei seduto te, Franci? Guarda lì. Ma dove sei, Franci? Vabbè, io prendo il pacco allora. Io termino la mia vita. Vai a prendere il pacco. Facciamo vedere cosa ci è arrivato. Perfetto. No, aspetta che c'è Frank che spara contro il pacco con una pistola giocattolo. Non ti si vede, Frank, in nessuna inquadratura. Io non lo so, ragazzi. Io ho perso la busta. Sento che ti partono in faccia se te lo guardi. E raccontiamo anche per gli amici del podcast. Cesare sta facendo roteare questo scatolone. E wow, all'interno. È molto strana questa cosa. Mi dà una mano. No, io adesso mi sono rotto il cazzo. Devo inquadrarlo con live. Io li metto tutti al loro posto e basta. Cioè, nel senso, iniziamo questa live. Perché mi sono veramente rotto le palle. Aspetta un attimo. Ma doveva essere una roba bella e divertente questa? Alcuni colpi entrano. Ah, colpisce. Wow, all'interno c'è Nicolas. Pazzesco. All'interno della scatola c'è Nicolas. No, fermi, dai, ragazzi. Fermi. Dai. Un applauso per questa checcona. Ma poi perché sei in vestaglia da notte te, Nicolas? Hai il microfono staccato, cioè proprio il cavo staccato, non so se noti. Questa cosa non era prevista. Occhio che esplode tutto magari. No, c'è il limiter. Adesso vi spiego okay. Perché. Ammettiamo che è stata una gag di merda, eh. Irella in chat allora. Scrive che trashata. Sì. Sì, ma ma non c'è un vero motivo. Io semplicemente dimmi. Mi sono messo dicono questa vestaglia. Dicono Nick è ancora ubriaco da ieri sera. Perché? Ti puoi mettere le cuffie che ci senti almeno? Ma fatemi fare come cazzo mi fa. Allora, ti stai urlando. Boicottare Nelson che si lamenta dei problemi tecnici in live. Lo posso boicottare. Ho capito, è partita a caporetto questa live, cosa devo fare? Ammetto che questa volta sono stavolta molto... era difficile. C'hai il cazzo di microfono staccato, non te lo devo dire. Quello sì. Sono molto della linea di Nelson.
sono te che parti nello scatolone. Comunque, io ero nello scatolone perché io mi sono messo la vestella da samurai solamente perché volevo giocare a Switch Sport. Ma ci facciamo una live intera. Poi Pischia mi ha detto: ah, ma vai dentro lo scatola. Io faccio: va bene. Potremmo farci una live lunga. Possiamo farci una live lunga quando abbiamo giocato a argomento e poi andiamo a giocare a spaccarci i porte su. Voglio solo spadare la gente. Tra l'altro, spadare figa. Un'osservazione su Switch Sport per gli amici della Nintendo che ci seguono sempre. Perché non l'avete chiamato Switch Wii Sport? Vero, vero. Perché quel gioco per tutti è Wii Sport. È difficile da chiamare Switch Sport. Cioè, no, però ha essere... più senso perché Wii era... lo so, però ormai è come lo Scotch. Secondo me no. Beh, un po' sì, secondo io me. Io l'avrei chiamato però, Nintendo tipo... Switch Wii Sport. Però scusa, anch'io. C'era anche per il Kinect all'epoca, io giocavo quello del Kinect. Kinect Sport. Sì, ok, ma non è diventato me... famoso. Chi cazzo se lo ricorda io il Kinect? Io ci giocavo, io non è cazzo ho mai giocato a Wii Sport, io mai giocato invece al Kinect. Era uno degli aggeggi. Ti obbligavano a comprare. Era una delle periferiche. Una delle fiche, ho capito. No, una delle periferiche più all'avanguardia in assoluto. Ma che cazzo dici? No, era molto più bello secondo me, perché non usavi cose. Ah, è vero che ci faceva ribellamento. Due anni fa mi chiese: mi compri su eBay il primo Kinect? Ma si usa per ricerca, mai... no? No, per ricostruire in 3D. Infatti, era pazzesca come web. Ma cosa ci ha ricostruito in 3D? Niente. Credo che l'abbia preso, ma non l'abbia mai usato. Ci ha giocato, magari. Ma neanche. Con Milo, ti ricordi che c'era Milo? Chi è Milo? Era quello con cui avevano presentato il Kinect, che era quel ragazzo. Mi sembrava che si chiamasse Milo. Era tipo il tuo amico digitale. Non me lo ricordo. Che tipo ti seguiva, Milo, capiva. Sì. Era tipo questo ragazzo sull'altalena che andava e faceva tutta la presentazione con Kinect, che gli potevi dire le cose. Oddio, ma sapete io cosa ho comprato? Io ho comprato il PlayStation Move. Quello era peggio. Anche mai provato, ma quando vedevo le comparazioni era un po' peggio. Però era più simile alla Wii. Aspetta, ma quello lì è il... quello col gelato. Quello con i gelati. La Play 3. Con le palle. Così. Lillone. Sì, gelato. Sì. Gelato. Erano due gelati. Siete stravecchi. No. Sì, sì, siamo stravecchi. Siamo stravecchi. Sì, sì, siamo stravecchi. E comunque, oggi non parliamo di Kinect che o altro. Come no? Era un momento bellissimo. Preparato allora. Sul Kinect. Allora, vai. Parliamo di quello. Cioè, se ne sapete, io non so nulla. Non è... No, però ne vorrei uno. Andando ad alzare il microfono e a spostarlo sempre più in là. Qual è l'applicazione più reale al momento dei Kinect? Una barzelletta, cioè, no, dire più reale. Okay, un po' più reale. Più utile che c'è al momento dei sensori, quelli di profondità che scrivono nello spazio. Nelle aspirapolveri robottine. Cioè, quello è il sistema più usano. Avanzato. Ma non lo so, adesso le usano che hanno. Che cazzo lo dici? No, ma il mio sbatte. La stanza i nuovi, quelli fighi, c'erano tipo il 3D che ti mappa la stanza con i LiDAR. Però io sapevo che ti mappava quello che faceva il Kinect una volta. Ti mappava tutto il soffitto, cioè faceva la mappa di tutto l'ambiente. Tutto l'ambiente tramite il soffitto. Non lo so. Lui spara dei raggi sopra che ti riescono a mappare il soffitto e da quello poi si riesce. Ma robottino o Kinect? Credo che lo spari anche il mio robottino disegna la mappa. Disegna proprio la mappa. Sì, ok. E poi tu puoi fare le linee decidendo dove andare a pulire. No, con lo scotch. Farlo. No, da me. Io gli ho messo lo scotch. C'è un suo, c'è un suo adesivo specifico, una sua banda magnetica. Ok. Che l'ho messo ai bordi della stanza. Lui arriva lì e capisce che deve andare. Hai tolto il limite di velocità? Sai che gli puoi togliere nel mio non c'è. Vanno agli 80 km/h. Può fare i 100 in casa. Si può spostare dei gatti. Ma i gatti ci vanno sopra. No. Ah, peccato. Se non se l'hai visto la Yakidale. Dicono che Apple si è comprato il Kinect. No, l'avevo visto quando mi ero informato. Perché volevo a tutti i costi questo robottino per la casa. Alla fine ne ho trovato uno di quelli vecchi stupidi che va contro tutti i muri. No, tu hai preso quello dello studio. No, quello dello studio quello lì, è vero. Lì, era stupidissimo. Sì, no, ma era quello. Poi l'ha riportato perché era stupidissimo. Sì, era mega stupido. Cioè, sbatte contro. Cioè, ma anche il mio, ma non è che mi rovina la roba. No, ok, però mi dava fastidio. Poi a volte lo calciavo. Boh, ci sfogavo sopra la lampada. Devi farlo quando non sei a casa, lo programmi. Comunque, stavano scrivendo che il Kinect l'ha comprato l'Apple per il riconoscimento facciale. Dici il software, può essere la tecnologia. Sì, non so se è vero. Potevano farlo ti loggavi così però. Ah sì, cioè, tu andavi davanti alla console e ti vedeva entravi così nella... Io quando ho il riconoscimento biometrico con l'impronta digitale. Biometrico. Biometrico. Questo ragazzo è nel futuro. Ma biometrico prende il sangue. Mi prende l'impronta. Mi prende l'impronta tutte le volte, me lo scaglia perché ho le mani sudate. E quindi sono lì che tipo mi asciugo, cerco di entrare. Magari devo fare un bonifico. Perché è sul display o dietro? No, il mio perché tu fai molti bonifici poi. Tu sei sempre lì che fai dei bonifici. Solo bonifici istantanei. Se volete un bonifico istantaneo mi scrivete.
la cifra in privato, vi faccio un bonifico. Il vostro IBAN. Esattamente, esattamente. Comunque, oggi parliamo di vichinghi. No, avevo preparato gli incroci. Hai rotto il cazzo. Di ieri del salotto. Infatti, sì, dai. Perché mi aveva trovato un commento. Lanciamo il grafico di Frank, scusate. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. Spischi mi aveva mandato un collega un commento che diceva, preso da sotto il video, che diceva, ah eccolo, dice, e non è una cosa stupida, okay, mi raccomando, vai. A YakTyak incrociamo i dati e vediamo se le persone obbligherebbero i figli a doparsi. Perché? Perché c'era una domanda che diceva, genitori? Esatto, perché una era obbligheresti i tuoi figli a fare sport e l'altra pensi che lo sport tipo si usino sostanze dopanti nello sport, e quindi sarebbe curioso incrociare questi dati. Ah, per capire se il genitore che obbliga vuole incentivare suo figlio vuole incentivare poi anche a drogarsi. Esatto. Cioè, non è proprio immediata come cosa. No, non è proprio immediata, cioè, però no. Non c'è questa connessione immediata. Il ragionamento è, sai che dietro allo sport c'è il doping, quindi obblighi tuo figlio a fare sport e quindi lo obblighi a doparsi. Quindi lo obblighi teoricamente ad entrare anche nel mondo del doping. Però non tu direttamente. No, gli ricompi te i bomboloni. Cioè proprio arrivi a casa, figliolo, questo è il kit. Ti dicono, ma non ha la logica. Però il genitore deve essere distruttivo, che magari hai un talento in casa, ok? Non so, hai un talento del tennis, lo mandi avanti un sacco e poi scopri che in quello sport si può arrivare a livelli altissimi, cioè tu magari tuo figlio è già un talento, ma arrivi a livelli altissimi solo se lo fai dopare. Ah. Cosa fai? Cosa fai da genitore? Patto del giorno. Patto del giorno, vai. Creato da noi. Creato da noi. Non è un patto del giorno. Prego. È semplicemente un... Cosa faresti? Vabbè, cosa faresti? Lo faresti? No, sì, formuliamolo così. Doperesti tuo figlio? Allora, il concetto è tipo, se tu avessi la possibilità di far diventare tuo figlio il campione di un mega sport, ma per farlo dovesse doparsi, lo faresti o no? Quindi doperesti tuo figlio? Doperesti tuo figlio per farlo diventare un campione? Però tu sei sicuro che lui è un campione? Esatto. No, tu sei sicuro? No, sei sicuro. Ok, nel nostro patto non lo farei. Ah, tu no? Sì. Non doperei mio figlio. Ma lo puoi fare anche di nascosto, cioè che senza che lui sappia niente. Ma è sbagliatissimo. Poi, secondo me, avere un figlio che è un atleta professionista deve essere mega stressante. Per lui, non per te. No, per te, genitore, ma il cazzo ti godi i soldi e buona, lo porti. Piuttosto lo faccio diventare una rockstar, non lo so. Va uguale, Nick. Lì però dovrebbe essere l'atleta professionista. Cioè, rockstar lo devi drogare. Sì, esatto, cioè la droga c'è comunque. Però lo puoi... O lo droghi o lo dopi. Queste sono le due strade della vita. Scusate, oggi siamo un po', come posso dire, un po' cazzoni. Oggi andiamo... I ciclisti avevano i padri che li portavano nel posto dove ti sparano. Però a parte gli scherzi, io sapevo che io ciclismo a un certo punto devi. Sì, sì. Cioè è tipo scontato. Però non devi farti beccare. Il senso è sempre quello. Ma stai scherzando? Non devi farti beccare. No, certo, ma scusa, tu pensi che nel ciclismo... Mettiamo un ciclista. Sarebbe figo. Fermi, allora abbiamo la Lu che dice: i miei mi obbligano a doparmi. Riusciamo a stabilire un contatto con la Lu? Figo. Riusciamo a chiamarla. La cosa sarebbe scrivici.com. Sarebbe un po'. Oppure tipo la tua denuncia. La tua denuncia. La denuncia che non hai il coraggio di fare, però. Ma che farà Space Valley per te. Figo. Andò a risolvere la TV, Nelson. No, stava pensavo fosse andato a sistemare la call. Come si fa? Lo vorrei fare? Dammi il telecomando. Ma te lo quindi tu, Nelson, hai detto non doperei mio figlio. Okay. Nelson non doperebbe suo figlio. Ma io non lo so, io forse sì. Io semplicemente non doperei mio figlio, lascerei il Nelson prende il telecomando da Frank. No, infatti, ma stai lì, pistola. Prima mi detto, dammi io. Era come quando da piccolino non sapevi andare su. Cioè, non sapevi usare il telecomando. Così tanto che sia giallo. Sì, a me è un po'. Anche perché dopo magari dobbiamo vedere delle cose, uno le vede con colorito giusto. Il mio grafico tipo è nero, diventerà un po' giallino. Se io voglio farti vedere un disegno. Hai fatto un disegno. Io mi ricordo però del materiale. Guarda, molto migliore che i colori veri. Okay. Quando bisogna fare una live di qualità migliore. Sì, ma a casa lo vedevano già bene. Esatto. Beh, ma è per noi, anche noi, insomma, dobbiamo godere del nostro contenuto. Perché a casa vedono tutto verde. Dobbiamo godere. Mio padre a 23 anni ha smesso col ciclismo perché era arrivato ad un livello che o ti dopavi o niente. Vedi. Ma uno non lo sa. Io non capisco, scusami. Il problema è che secondo me si dopano anche a livello amatoriale, io sapevo. Ma io dico, perché sono mesi che se la burla che dice io mi dopo. Sì, ma quando inizi lo sport non sai che, cioè io lo so già,
che nel ciclismo devi doparti. Ma mi spiegate? Ma non è secondo me, ma noi lo diamo, cioè noi lo diamo per certo, ma non è che è proprio. No, vabbè, cioè, ovvio, non è che allora, è certo. No, cioè, secondo però, me, finché non ci sei dentro, non lo puoi sapere. Del ma ciclismo, nel ciclismo lo sai. Nel ciclismo si dice così. Purtroppo, Nick, mi spiace. Sì, è una voce che gira. Domanda, ma come fanno a doparsi se non ti potresti dopare e ti controllano? Allora, Nick, ti spiego una cosa. Il mondo del doping è ampissimo, ok? Sì. Ci sono tantissime sostanze diverse, ne nascono ogni giorno diverse. Quindi ai controlli antidoping la nuova molecola che nasce non viene rilevata. Fine. E poi c'è sempre la mazzetta, Nick. Ma sì, ma poi, esatto, a parte quello, ma poi soprattutto ci sono alcune molecole che nel giro di tot tempo vengono ripulite dal tuo corpo. E quindi se tu ti topi, che so, ti prendi il GH in 24 ore, ti sei già ripulito, lo prendi il giorno prima e dopo ti passa al controllo. Devi essere bravo con poi fanno le trasfusioni di sangue. Quello è un ciclista e corredore. Dovremmo invitare un ciclista. Pensa che qui ci suggerivano di invitare Jacopo Guarnieri, un ciclista professionista dell'Emilia Romagna. Ok, secondo me non te lo dirà mai. Cioè, secondo me tipo è un tabù. Adesso ex ciclisti magari si sta venendo fuori. Beh, tipo Alex Varscher, campione olimpico di Malta. Ma come esatto, come tantissimi corridori e ciclisti, loro si allenano in estate ad alta quota, per esempio, no? Ossigenano bene il loro sangue. Beh, lui è anche lì che l'aria è più buona, si fanno le trasfusioni, si tengono il sangue in frigorifero e poi ce lo ritirano dentro quando è il momento della gara. Ma anche te, Nick, quando vai a far serata, sì, invece di star male, vomitare, esatto, trasfusione, lo metti da parte. Quando ti vuoi risballare, te lo rispari. Fai il ricircolo del sangue pulito. L'alcol è via. Ah, beh, non così proprio. Comunque dice. È terra. Certo. Ci rimane la sostanza. Oppala. Lo aspettavo da un botto questo. Ricordiamo che Nels Fact, fun fact. Si potrebbe chiamare fun fact, che non cambierebbe niente ai fini della funzione della rubrica. Sarebbe uguale, capito? L'altro giorno, a Pasqua, quindi qualcuno sta già magari localizzando temporalmente nella linea temporale della nostra esistenza questo avvenimento, dopo il pranzo di Pasqua con mio padre ho visto una gara di bici. Ok. Ed era assurda, era in Francia, una gara francese. Ah beh, la... sì, è famosa. Guarda nelle tazze, ascoltami. Tu dove vai? Siediti. Ma c'è il Tour de France. Siediti. Non era il Tour de France, era un'altra cosa. L'ho vista anch'io, Era nelle campagne francesi. Sì, è assurdo perché questa gara è famosissima. Con il pavimento rovinato. E quindi stanno tutti nella terra, tutti di lato, fuori dalla strada. Ah, il manto stradale, sì, intendo. È proprio famoso fatto così. Però è famosa questa cosa. Sì, qua. Ma è assurdo. Perché devo fare una gara di bici stando fuori dalla strada perché la strada è rovinata? Parigi-Roubaix. Esattamente. Però scusa, hanno le mountain bike. No, hanno bici da strada. E stanno, cioè, con le ruotine da strada. Si cadono? Sì, cadono spessissimo. È pesissimo. Sì, beh, sì, ho visto che cristavano. Era quasi troppo interessante. Ma poi era bellissimo perché hai queste campagne francesi stupende, tutte piene di fiori. Ma poi mi chiedo, mi mettono una gran ansia nelle gare di bici le persone che stanno in mezzo alla strada. Ma sono pericolosissime. Ma c'era quella che aveva beccato il tipo col cartello. Esatto, che si prendono delle gran multe, delle gran cose. Ma stanno in mezzo ai coglioni di brutto, sì. Ma assurdo. E poi io ammetto che non l'ho mai capito. Cioè andare lì a tifare per due secondi in cui ti passa la gara. E poi hai perso tutto, esatto. Come la Formula 1. Ma piuttosto insegui con la motocicletta. Ma ci sono le gare, quelle in salita, dove vanno lenti, che hai la gente che gli corre di fianco, oppure che stanno proprio stretti. Ma guarda che li aiutano, gli dicono dai sei un grande, vai così, dai che ce la fai. Ma sarebbe bello invece, se sei mega appassionato, ve li vedi 3 secondi del corridore. Sì, sarebbe bello che le rendessero aperte al pubblico. Cioè? Non sono aperte al pubblico. Chiunque no, tu andare. Arrivi con la tua bicicletta, con la tua mountain bike, con la Graziella. No, con la tua bici del Decathlon. Beh, allora, 50 euro. Giro d'Italia potresti farlo, eh? Cioè? Con la Graziella. Giro d'Italia, ascolta, vedi sempre i ciclisti che vanno. Ti accodi. Io estate ero su Friuli. Ma guarda che c'è una sicurezza pazzesca. No, passano davanti a casa mia un botto di volte, non c'è nessuno. Cioè, tu ti potresti unire senza problemi. Anzi, se tu ti puoi unire senza problemi, lo facciamo. No, lo puoi fare. Non c'è nessun problema. Ma penso che a un certo punto mi fermerebbero, certo, però che ti fermano. Lo puoi fare danni, concettualmente, sì, per un pochettino. Secondo me non ti fermano perché è pericoloso fermarti. È che sai con cosa lo facciamo? Sai con cosa lo facciamo? Mi lanciano le cose chiodate nelle ruote della bici. Bisognerebbe riuscire ad andare dentro al gruppone. Presente che c'è sempre quel gruppone che si chiude, tu stai lì in mezzo. Secondo me ti pigliano a pugni loro stessi. Le facciamo con le bici del Mike, le facciamo. Facciamo con le bici del Mike. Sono diventate del Mike, però del Mike. Sono, vabbè, del Mike. Sono, sono 20 bici del Mike, sì. 20 bici del Mike. Ma e quindi l'incroci sti cazzo di dati oppure mi avete distratto. Allora, no, però prima di arrivare a quella domanda clou ne ho preparati altri, sono 4-5, sarò breve, esatto. Allora, il primo è: ti hanno mai obbligato a fare uno sport? Cioè, quelli che hanno detto che sono mai stati obbligati a fare uno sport, che ricordo essere il 41,25% di quelli che hanno risposto. E obbligherai i tuoi figli a fare uno sport, che sono il 48,98%. Okay. Quindi,
prendendo tutti quelli che sono stati obbligati a fare uno sport, andando di questi a vedere solo quelli che di conseguenza obbligheranno i loro figli, sì, il 56% lo farà. Ah, però, più della metà che è stata obbligata a sua volta obbligata. Il 50% di quelli è contento di essere stato obbligato. Esatto. Praticamente. Sì, secondo me ha senso. Però comunque è una perdita. C'è una perdita. C'è una perdita. Cioè, sì, è nel senso che comunque hai metà delle persone che faranno fare sport ai propri figli, quindi è un 50-50. No, sì, che no, la metà di quelli obbligati però non lo fanno, quindi effettivamente sì, la puoi anche vedere negativamente. Sono confusi. Però tu come genitore puoi vedere positivamente allora, o negativamente. Tu come genitore devi dare le bombe a tuo figlio. No, cosa? Io lo dopo. Allora, ciò che se ne vince è che tu devi buttare il doping nel tuo figlio. Però a parte gli scherzi, questa cosa mi viene subito il collegamento. Al sondaggio doperesti tuo figlio è partito alla fine. Spero sì, non lo so. Vabbè, sì, era però, anche finito. Però è assurdo come tipo su YouTube si è cambiata completamente la moralità e la concezione del parlarne. Tipo nella community fitness. Sì. Tu, fino a 5 anni fa, 3 anni fa, anche meno. Tutti dicevano. Cioè, quando veniva fuori l'argomento doping era argomento tabù, non se ne poteva parlare. Nessuno si dopava. Cioè, non è che nessuno si dopava, si cercava sempre di saltare la frase. Ora praticamente tutti hanno detto. All'inizio tutti negavano. Tutti negavano, esatto, sì, è vero. Tutti negavano. Poi a un certo punto si faceva finta e ora parecchi canali sono usciti con la cosa. Ah sì, abbiamo utilizzato, anche, abbiamo fatto uso di steroidi. Però è assurdo, cioè è proprio cambiata la mentalità. Tipo adesso non dico che fa figo dirlo, però è concesso dirlo. Sono sopravvissuto. Sono sopravvissuto, sì sì sì. Ma è vero, perché un sacco di persone che allora si dopavano adesso riscontrano anche determinati problemi. Ma infatti secondo me è mega pericoloso. Beh, certo, ma te lo dicono anche loro. Infatti è enorme danno. Era assurdo perché qualche anno fa vedevi magari l'influencer di turno strapompato che si spacciava non che per nato ancora, però, sì, no, succede ancora. Però tu lo vedi e dici vabbè, questo qua grande allenamento è portato geneticamente, basta. Poi in realtà scoprivi che, cioè poi adesso scopri che magari dietro c'era un aiutino, ecco, un po' strano. Sì, esatto, una pompatina. Ma io volevo anche parlare del primo maggio. Cioè, bravi, gli incroci. No, niente incroci, basta. No, troppo. No, povero. Se ce ne sono altri interessanti, è stato 3 ore. Ma non ce n'era uno? Ma mi sono fatto prendere la mano perché erano fighissimi. Ah, vai, di nuovo il grafico di allora, Frank. No, non sei. Allora, nel sondaggio di ieri abbiamo chiesto. Sì. Ma ha fatto lo sapevo, così lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Ce l'avevo, ma non c'è. Allora, nel sondaggio di ieri nel salotto abbiamo chiesto pratichi sport a livello agonistico. Il 16,24% ha detto sì. E poi c'era la domanda: obbligherai i tuoi figli a fare uno sport? Come dicevamo prima, il 48,98%. Quindi, fatto questo. 100 quelli che praticano sport a livello agonistico, quindi preso quel solo 16%, il 57% di loro a sua volta obbligherà i propri figli a fare sport. Non troppo più alto. È molto simile a quegli altri. Sì. Perché magari se qui uno che fa sport agonistico, però io la vedrei al contrario, esatto, cioè il 43% di quelli che fanno sport agonistico non vogliono obbligare i figli, perché magari non sono stati obbligati. Magari non sono stati obbligati. Non sono stati obbligati, a tre non li ho fatti gli incontri. No, niente, allora Frank, ma andiamo avanti, andando a vedere quelli che sono stati obbligati a fare uno sport. Esatto, no, era figo fare. E io ho fatto questo. Chi fa agonistico? Io ho fatto questo, può essere. Ti hanno mai obbligato a fare uno sport? E pratichi sport a livello agonistico. Questo è figo. Ok. Quelli che sono fatto 100 quelli obbligati a fare uno sport, solo l'11% pratica sport a livello agonistico. Ah, ok. Uno su 10 ha preso la cosa come passione. Quindi funziona di più a lungo termine, diciamo, farlo di propria volontà. Le conclusioni le diamo, non lo so. Io do i dati, voi traete le conclusioni. Se lui dà dei dati, poi. Io avrei solo una critica per il video che è uscito ieri di come salotto. Come cazzo hanno fatto? No, cioè, io l'ho visto carino, ma non ho capito non ho capito perché uno dovrebbe cliccare su che sport vorresti che facesse Nicola. Ma che domanda si metteva? No, ci ho pensato, non ci sono arrivato. Però anche quello del cosa vorresti che facesse Nicola. Se io penso, ma che cazzo gliene frega la gente di che sport potrebbe fare? Mi ha parlato di quello. Allora, io quando devo scegliere c'era una domanda. Era l'ultima domanda. Quando tipo ho guardato le domande che c'erano, cioè, sì, le ho scorse tutte. Io avrei scritto: doperesti tuo figlio? Vabbè. Attirava. Secondo me attirava. Vabbè. Dobbiamo nostri figli. Vai.
Fatto 100. Quelli che hanno detto sì a pratiche sport a livello... Fatto 100? Per la percentuale. Fai finta 100%. Ah, okay, okay, okay. 100%. Facciamo finta, prendiamo solo quelli che hanno detto sì a pratiche sport a livello agonistico. La domanda seria era: ti sei mai rotto qualcosa? Il 40% si è rotto qualcosa. Minchia, lo sport, lo sport, lo sport, sport fa male. Beh, però magari se l'hai rotto facendo, camminando per le scale. Ma no, io ho fatto un incidente in aereo. Probabile facendo sport. Ma scusa, eri te, Frank, è vero che non vuoi far fare sport ai tuoi figli? Non glielo vorresti far fare? Mi ricordo. Ah. Beh, okay. Però lo ritieni pericoloso. Cioè, sì, lo ritieni comunque causa di... Io mi sono fatto male, ho rotto cose, invalido civile, ricordo 6%. Era 4% una settimana. Infatti era 4%. Il certificato dell'INPS. Ogni volta che glielo si ricorda, ricomincia a zoppicare. A Roma era 14% perché era stanco. Se cammino molto ancora mi fa male. Sì. Poi, adesso quelli interessanti sul doping. Vorrei dirvi solo che in questo weekend a Roma... Frank ha preso un abbonamento per le bici elettriche e i monopattini elettrici. Veramente? Bravo, bravo. È stato bravo. Tutto il giorno da solo in giro in bici per Roma. Ma io ho visto dei video che erano sempre in bicicletta. Però te l'ha spalleggiata. Ho passato del tempo a solo... No, Eddie. No. Ho girato in monopattino con Eddie in pieno giorno in mezzo al traffico. Abbiamo fatto delle robe assurde con la gente che ci tagliava la strada, ci suonava. Ma non è pericolosissimo? Tantissimo. Ah, ok, ok. Tantissimo. Ma mi fa ridere che ormai sono invalido 6%. Monopattino sei fermo. Comunque mi fa ridere che ormai praticamente siete più a Roma che a Bologna. Vero, cioè, vero. No, la settimana scorsa infatti non si poteva. Ci trasferiamo a Roma. No, è tutto il bene per i romani, ma non, non ho grazie. Ma non lo farei. Io mi ci farei un annetto, due. No, 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 dai, un annetto sì, un annetto sì, quello, sì, ma è un annetto figo, sì, ma è un annetto come di studente, festa. Di festa, esatto, vabbè, tipo okay. Proprio studentesco. Siamo così. Stati un po' in giro la sera in centro, sembrava tipo il centro di Bologna in versione gigante. È troppo dispersivo, secondo cioè, me, vedi centro, un botto di gente. Però che la gente va in giro, è un botto bene, felice, sono mega felice. Io ero in camera a dormire, in tutto questo. Ah, tu eri in camera a dormire, ok. Allora, ho preso, prendendo solo quelli che obbligheranno i propri figli a fare sport. Sì. Sono andato a vedere i diversi gradi di doping. Ok. Quindi abbiamo tutti, cioè quelli che pensano che tutti si dopino. Ok, sì. Lo 0,81%. Ok. Quelli che pensano che si dopino molto. Ok. 10,64%. Sono, questi sono sempre quelli che obbligheranno okay. i figli a fare sport. E abbastanza il 58,55%. Vuol dire che più o meno il 70% di loro pensa che si dopa. Ci si dopi nello sport. Ma nonostante loro li vogliono obbligare a fare sport. Cioè stanno okay. condannando i figli. Quindi stanno, esatto. hanno risposto sì, adoperò mio figlio. Per niente l'1%. Per niente. Ah, pochissimo. Assurdo. Cioè, è incredibile. Assurdo. Perché voglio, il loro scopo sì. ultimo non è far fare sport ai figli, ma doparli. Esatto. Vero. Sillogismi. Siamo arrivati alle conclusioni in questa live che non pensavo. Ma non è finita. Fatto 100. Adesso fatto 100. L'ultima è. Ma prendendo... quindi quando tu ti sei messo le cuffie ti sei messo a fare tutti questi incroci di dati. No, quello prima. Ah, okay. Lì era in chiamata. Lì era in chiamata. Ho preso quelli che praticano sport a livello agonistico, che erano sì. il 16% di quelli che ci hanno esposto. Bene, di loro andiamo a vedere i gradi di doping. Allora, tutti lo 0,51%. Ricordatemi poi in un futuro salotto di abolire questi sondaggi. No, sono bellissimi. Dopo arriveranno i sondaggi, i grafici invece sui vampiri, no, sui vichinghi e sugli zombie. Mi manca un contributo grafico, ma ci vuole da troppo. No, è vero, un contributo. Secondo me è quello che ci fosse un diagrammato. Perché tu certo. che indichi col laserino sarebbe molto più facile. Sì, regia, mandate pure il grafico. Io vi dico che dopo anche il laserino. E poi di quelli, ricordiamo quelli che praticano sport a livello agonistico, no, pensano che il doping e le sostanze dopanti siano diffuse molto per l'8,48%. Ok. Abbastanza per il 50,77%, quindi già così siamo circa il 60% okay, di quelli sì. che fanno sport agonistici. Poco il 37%, per niente il 3%. Peso. Però aumenta la percentuale di per niente, quindi quelli che ci sono un po' dentro. Ma... pensano che ce ne sia un po' meno. Okay, però comunque okay. il 60% di cioè, quelli che sono dentro pensa dentro, che si siano droghe. Praticamente ti sta non sta pensando, ti sta dicendo che gira droga. C'è droga. C'è qualcosa in me. Questo di è un sondaggio, okay. vale sì, quello sì, che sì, vale, però questo. Ho finito con i miei incroci. Ma un applauso a Frank, applauso, grazie per il contributo. Grazie. Ci vediamo l'anno prossimo. Ci vediamo giovedì. Ci vediamo. No, in realtà avremo altri 12 incroci, giusto? No. Per amore del cielo, fermatelo. Arrestatelo. Comunque, io volevo dire ai ragazzi che ci seguono che 83 abbonamenti mensili non bastano per portare avanti la baracca. Perché siamo a un totale di 83. Sono un botto, però. 83. No, inizio mese. Fai 40 per 30, 1200.
Ah, ieri era festa, però, cazzo, allora. Ma io pensavo che fosse sbagliato il numero. No, dobbiamo fare almeno il doppio in due giorni. È due oggi. Ah, caspita, è vero. Peso. Almeno 100 al giorno. Siamo ufficialmente finiti. Siamo finiti. Già il mese scorso ne abbiamo fatti pochi, ma perché abbiamo saltato tre live. Oh, noi non lo ricordiamo mai, ma se avete Amazon Prime, avete un abbonamento gratuito al mese che potete dare a noi, così da avere tutti i vantaggi di conseguenza con il nostro abbonamento. Sì. E ricordiamo che Twitch è in perdita. Qui c'è in perdita. Ho detto che in perdita. No, perché è di Amazon. È di Amazon, giusto? E sono in perdita. No. Cioè, Amazon o Twitch? No, Twitch. Amazon è pieno di soldi. Per Twitch è in perdita. Sai, c'è un lotto di gente in meno in generale su Twitch. Ma un botto rispetto botto. A no, certo. Rispetto infatti, secondo me è ancora in crescita. Ma con la pandemia avrà No, è quello che il problema che dicevano è anche che paga troppo gli streamer. In percentuale. In percentuale adesso è 70-30 per loro, è troppo, non è sostenibile. Ma secondo me all'interno di Twitch c'è pochissima pubblicità, se ci pensi. L'altro problema che hanno è gli investitori pubblicitari, trovare abbastanza investitori che paghino tanto. YouTube ed paga è diretta, di più, quindi è più difficile comunque sponsorizzare, forse. Vabbè, sono interessante. Non lo sapevo, non lo sapevo. Cioè, se non chiudiamo noi, chiuderà Twitch. Esatto. Uno dei due, cioè, poi chi? Uno prima dei due, ci sta. Vediamo chi chiude prima. Io vi volevo chiedere il 1° maggio. Esatto. Cioè, vi siete vissuti il concerto del 1° maggio sopra il palco. Facciamo un sondaggione prima. Sondaggione. Ah, intanto abbiamo finito uno. Avete visto ieri il concertino, in particolare i Roverini, al concerto del 1° maggio a Roma? Mettete sì anche se ne avete visto. Grazie. Spero che dicano no, perché l'hanno visto dopo su RaiPlay, perché bastava cercare Rover RaiPlay e c'è la prima cosa che ti capita. Ah sì? È già tagliato. Io invece l'ho guardato in diretta per guardare voi. Io però l'ho visto su RaiPlay in diretta. Anche io l'ho visto su RaiPlay. Ti fanno la clip. C'è uno pagato per stare lì a tirare fuori le clip subito dopo. No, che la taglia, no, la non mette. Mi fido di sta roba qua, perché l'avevo già fatto con un'altra roba. L'avevo fatto per Sanremo, questa cosa qua. E mi ricordo che le clip erano fatte malissimo. Aia. È tagliato. No, erano tagliate male. Cioè, ci mettevano un sacco a uscire. Cioè, ce l'avevo visto tipo 3 giorni dopo. E invece lo volevo vedere il giorno dopo. Un po' problematico. Ma c'è già la clip? Sì, sì, no, c'era già ieri subito dopo. Ok, ok. Allora, si sono un po' sviluppati. Si sono un po' svegliati. Ma bando alle cioè, raccontate voi. È stato un'esperienza. Lui ha detto che c'erano 20.000 persone e te 150. No, io ho detto che a me Eddie mi ha detto 20.000 e Gianrico 100.000. Frank ha detto. Quindi non so chi, cioè, più o meno come. Secondo me vengono detti tanti numeri diversi. Vedendo da sopra al palco non mi sembravano 20.000. Ma io non ho capito neanche com'era. Ma tu hai mai visto 20.000 persone? Sì. Io no. Quando? Quando abbiamo suonato io mi ricordo quando abbiamo suonato in Piazza Maggiore al 1° maggio alle medie. Sì, sì, vabbè, ho un ricordo delle medie. No, avete suonato al 1° maggio? Sì, alle medie a Roma? No, a Bologna. A Roma? Già due, c'erano 10.000, mi ricordo. Ma va là. Sì. Capienza di Piazza Maggiore. Piazza Maggiore. Beh, non di più. Ma voi avete suonato? Sì, vecchio, eravamo i Linkers. Ma avete suonato Boulevard of Broken Dreams? Abbiamo suonato Get Back dei Beatles. Get Back. Sì, c'era anche il video su YouTube. C'è ancora? Che te facevi te facevi il chitarrista. Bassista. No, bassista. E Fede alla batteria. Fede cantava. Come siete finiti? Fede cantava, scusa. Come siete finiti a quel 1° maggio? Perché facevamo parte di una scuola di musica che aveva uno slot a tutti i 1° maggio di Bologna. Questo lo faccio ancora. E voi eravate la prima scelta. No, c'erano tante. Era tipo. Frank, te lo mandami. Io ce l'ho già. Questo se lo guardiamo subito. Come si chiama? Si strikano. Come si chiama? Ma no, la musica. Suonavate così bene adesso. Forse c'è una base sotto. Forse arrivata la base. Vediamo. No. Ah, forse all'inizio. Forse perché mio padre ha fatto un montaggino con le foto prima. Però basta che vai un pochino avanti e inizia. Ma no, le foto sono fighe. Togli l'audio. Mi ci vuole un po'. Mi sta aggiornando comunque, tutto. Aspetta, però mi chiedevo anche una cosa. Ehi. Quando vi ho guardati, non ho capito. Ma se sei te. Ci sei te piccolo, è bellissimo. Ci siamo noi piccoli. Sono i cartelli Go Linkers. Sì, c'erano anche le fangirl. Assurdo. Comunque mi sa che non saranno dell'NDI. No, ma aspetta, ma dove. Questo. Eccolo. Togli la musica. Fede. E l'altro sono io, Questo è Cesare. Davanti a 10.000 persone. Sì. Ah, ma ha fatto un montaggio. Questa proprio. Ma era assurdo. Quello segnale Cesare. Killer loop. Il buttafuoco. Eravate incazzatissimi. Guarda qua. Ma vecchio. Nelson è ancora con la maglia gialla. Ma che cantava? Avevo la maglia del Fede. Golf Club. No. Quella era la mia maglietta preferita. Il Golf Club Casalecchio di Reno. No, e Castel San Pietro Terme. Cosa facevate? Solo chitarra. Io chitarra, lui basso. Okay. Ma era lì che te e Cesare avevate litigato perché tu volevi essere il cantante? No, no, vai. Ah, no, ok. Era una storia che guarda mi sono inventato. È più grande di lui. Gran basso della Yamaha. Rosso. Questa è mia cugina che parla.
Ma era pazzesco. Tony Cucchero. Tony Cucchero. Ma Fede, beh, Fede che persona assurdo. era? Con la maglia della Fede Porta Trump. È un'altra persona. Amico. Sì, sì. Ma vai un po' avanti. Se facevamo così al primo maggio, no, noi lì stalliamo un po'. Però secondo me è più figo che si monta. No, si a me sopra. Piace far, cioè, vedere il lato. Esatto, a me non piace vero. Che sia già tutto pronto. No, cioè, è figo quando arriva la band, si sistema, sì, fa un po' le cose. Il problema qua fu che a mio padre gli morì la telecamera poco dopo l'inizio. Oh, no, cioè, niente, quindi. Ma non possiamo andare un po' avanti? No, no, adesso tutto. Parte, guarda che adesso parte. Un po' di hype. Come posso dire che io vedo 20 persone, non 10.000. No, guarda, guarda Fede. Noi ci stiamo cagando addosso. Noi ci stiamo cagando addosso. Questo. Sì, c'è una sperata. Ma è che solo perché sente male, ma... Beh, bravo Fede. Erano dei grandi, eh? Ma secondo me Fede ti manda a far culo per aver fatto vedere questo video. Di morire la telecamera, tempo di cambiare. Che sfigo. Ah no, qui aspetta. Ha chiesto un'altra persona. Erano in loop totale, erano buggati. L'ha fatta quattro volte. Che pronuncio però. La Fede era brava in inglese. Beh, veramente. Belle queste transizioni. Questa è la basculiata finale. Sì! Senti il pubblico. Senti, adesso, senti, adesso si vede anche il pubblico, guarda, secondo me. Ecco, guarda. Poco, guarda qua, guarda qua. Porca! Ma era tutto pieno, era tutto pieno. Ma adesso me ne sarai cagato in mano. Ah, sì, sì, no, era da cagarsi in mano. Ah, e la facevano sull'altra, cioè dalle... Avevano sì, un tempo li facevano così, i concerti. Ok, nella parte opposta. Perché adesso non è più così. Ah, ma quindi eravate abituati. Cioè vi eravate già fatti la pellaccia, esatto. Da piccolini, bravi. E no, niente, secondo me c'era veramente tanta gente. Ma io poi, cioè, io quando l'ho visto, perché noi eravamo dietro, sì. C'è questo palco rotante al primo maggio, no? In sì. Modo che mentre una band si esibisce, un artista si esibisce, dietro intanto montano quello dopo a palla, velocissimi, okay. Cioè sono delle macchine da guerra, sì. E infatti anche un po' cattivi, sì. Abbiamo assistito a scene particolari. No, beh, te racconta. Allora, il 99% cioè? Stragentili. C'era uno, sì, che era proprio. Gli avrei c'era lanciato il direttore. Qualcosa. Non lo so che quello figura. Quello che ha parlato a un certo punto. Qual è proprio la figura? No, non credo. Ha dato dei premi. No, ma no, tipo no, che no, mi no, 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 direttore tecnico era uno. No, era uno. Cioè, era tipo quello che faceva da contatto tra lì e okay. La regia, però comandava. Okay. E lui era in modi molto buoni. Ah, volevo chiedere a livello di sicurezza palco, top? Ah, sì, non ti muovevi, era pieno. Ah, ok. No, sicurezza. Sì, delle. Sicurezza in che senso? Cazzo, la festa del lavoro, fra. Infatti chiedo per quello, sicurezza. Tutto perfetto. Io non ho guardato. Bisognava secondo me fare sì. Un controllino, spero, capire tutto. So, sarebbe stato bellissimo. Sì, spero ci fosse un estintore. C'era il camion dei pompieri. No, vabbè, no, ok. Cioè, forse se hai il camion dei pompieri puoi non avere l'estintore. Può essere. Beh, oddio, hai direttamente il camion dei pompieri. Magari non è la valigetta del primo soccorso, ma hai l'ambulanza lì di fianco. La tovaglietta antincendio. Cioè, sto palco che rotia, no? E quindi noi eravamo dietro. Noi non siamo saliti col palco rotante, siamo entrati di lato. No. E... Però l'artista prima di noi ha girato. Quando gira il palco tu vedi il pubblico, perché il palco è fatto così, no? È orizzontale, gira e quindi vedi il pubblico. E noi eravamo dietro, abbiamo visto questo fiume di gente che da dietro non vedevamo, sì. È stato assurdo. Ma non si vede la fine da sopra. Cioè tu sei sopra e sembra l'esercito delle battaglie dei Signori degli Anelli. Ti giuro, ho pensato uguale. Non vedi la fine. Cioè quando tu vedi sta gente pensi agli Urukai. Sì, sono i cazzo di Urukai. Non vedi la fine. Sei sopra, non vedi la fine della gente. Non riesci a vederla con l'occhio. Che voleva fare una citazione a Saruman. Ma un po' ti senti Saruman un pochino. Io se avessi davanti così tanta gente gli farei fare effettivamente il battito di lance che soprattutto poi quando il messaggio è al lavoro per la pace e dici Urukai marciate. È proprio la casa perfetta. In mano, ma avete comunque. Conosciuto Ambra Angiolini? No, niente. Non ha conosciuto nessuno. Sai che ho conosciuto? No, ho conosciuto un parolone. Barba scura. No, anche Barba lì ho conosciuto un parolone e sì. Ho incontrato Barba scura. Bellissimo. Ho avuto anche un momento cringe in cui ho detto ti stimo. C'era lui cringe. E lui fa anch'io. Beh, perfetto. Finito, ok, ci sta. E dici chi hai conosciuto? C'era questo signore Max Pezzali. No, c'era Max Pezzali. È vero che c'era Max Pezzali. E sono andato a chiedergli una foto. Sì. Hai chiesto una foto a una persona? Sì. Ma che cazzo dici? Che mi trovo privatamente. Zoro.
Chi è Zoro? Non è vero, sul serio? È quello di Propaganda Live. Merda. Era lì. Foto con Zoro. Sì. Aspetta, ma era lì a filmare tutto? No, era lì fermo col cappellino, la mascherina. E sono andato lì e ho detto. Però sicuramente avrà fatto la. Aveva la mascherina. Allora, lui ha avuto il COVID fino a una settimana fa. Per un botto. Secondo me ha qualcuno che vive con lui col COVID. Io mi sono fatto questo viaggio. E vado lì e gli chiedo: scusa, ciao Zoro, posso farti una foto? Posso farti una foto? Non mi ricordo cosa ha detto. Ho fatto il selfie. Sì. E poi ho detto: ciao Zoro, sei un grande. Così, e lui fa scusa per la mascherina e buona, finita la conversazione. Ah, cazzo, potevi un pochettino parlare di più. Mi sembrava disturbarlo. Okay. Cioè, strano che non facesse il suo documentario, perché secondo magari me l'aveva già fatto. Secondo me l'aveva già fatto. Però è stato figo. Non e mi poi vedo c'era Ramon. La foto a una persona. E no, infatti. Assurdo. Ramon chi è? Quello che suona le percussioni nella band di Propaganda. Ah, ho capito, ho capito. Basta, è finito il mio momento. Finito. Ci sta. Però è stato il momento massimo della vita. È stato molto bello, cazzo. No, io quando l'ho guardato in televisione non capivo se mettessero gli artisti in ordine di importanza, perché sembra che abbiano messo all'inizio un po'. Tipo tutti quelli... No, all'inizio ci sono le ultime ruote del carro. Sì, ma qualsiasi festival, esatto. Cioè il top è quello che suona alle 9-10. Cioè, era brutto da dire, però... Fai conto che è un... Cioè, generalmente è un crescendo e un picco in giù. Ok. Va su e poi torna giù, non del tutto, ma torna un po' giù, perché magari va avanti fino a l'una di notte, ma i top sono alle 9, 9-10. Però in realtà poi in mezzo cacciano delle perle, perché in teoria tu non dicevi a che ora suonavi, e quindi magari stai guardando, c'hai degli artisti che non ti interessano e poi hai un artista bomba e poi hai tipo gli psicologi che sono molto grossi. Erano all'inizio. Sì. Ok, ci sta. Poi dipende sempre dai gusti. No, perché io ti giuro, i primi artisti non sapevo minimamente chi fossero. Vabbè, ma i primi li ha messi per i contest comunque. Sì, però dopo c'è stato... Erano proprio sconosciuti completamente. Ma perché facevano parte di questi contest in cui due c'erano di contest. Dopo quelli chi c'erano? C'era Mobrici, che è il cantante dei Canova. Dei Canova, sì, c'era noi, c'era... Che però se secondo me lo togli dai Canova non sai più chi è. Eh, sì. Cioè è nuovo. C'era Cisco con... La banda Bardot. Sì, che è quella dei Modena City Ramblers. C'era Who di Sanremo. Who mi ha fatto mega tristezza, perché lei poverina, cioè ci stava. Ha avuto dei grandi problemi tecnici. No, ma il problema è il pubblico che non rispondeva. Cioè io mi aspettavo che il pubblico applaudisse a tutti, invece il pubblico non applaude. Non è facile, però. Non è facile. Molti non ascoltano. Ma me non senti anche troppo bene. Cioè immagino in fondo che cazzo. Ma l'audio era strano. L'audio era strano perché sono due robe diverse. Sì. Ci sono due regie audio diverse. Ah, ok. No, perché live e una per la TV. Quando avete. Ah, può essere. Però quando avete finito, si sentiva soltanto tipo tre ragazze in sottofondo che facevano sì, è vero, si sentono. Una delle cose che mi ricordo, e l'altra era l'ultima ripresa che hanno fatto su Frank che prende il basso, sorride, si gira con i capelli al vento, mega ciaddone. Quello l'hanno tolto dalla clip, infatti. Era bellissimo. Mentre ruotava il palco era proprio ciaddone. Sì, sì. Però quello l'hanno tolto, questo ragazzo così dicevi bellissimo, pazzesco. Giustamente. E avete anche divelto una parte di palco. Sì, Luca ha rotto un pezzo di palco. Potrei anche mandare il video. Fai vedere, si è fatto male. Cioè, perché sembrava che si fosse slogato tutto. Beh, penso che salire sul palco così non l'ha messo proprio. Però secondo me lì era imbarazzato. Sì, dopo era tutto rosso. Però dico, lì sarebbe stato fighissimo prendere il pezzo e metterlo in una teca. Io come me ricordo del primo saggio. Infatti, però non si è visto. Cioè, io non l'ho visto. Si vede un pezzo che vola via. No, dalla clip che ha lui. Sì, la clip che lui dico. Non si è visto mica in diretta. No. Però dopo tutto il primo maggio, ogni volta che rigirava il palco c'era il buco. Sì. Per tutto fino a fine questo buco nel pezzo palco. Fighissimo. Metti il primo e poi possiamo vedere il secondo. Lo sto mettendo. Siamo arrivati a 100 sub. Dobbiamo arrivare almeno a 200, se no è finita. C'è anche l'audio che è molto bello di questo. Possiamo sentire anche l'audio. Ringraziamo maledetto Estro per le gift regalate. Tra l'altro io non ho ancora visto questo video perché stavo guidando ieri. Vai, mettilo. Questo cos'è? Niente, è finito. Non lo so, a me sta andando. La Pingu no. Pingu. È finito. L'audio dall'iPad, Sì, ma perché avete dovuto anche poi correre? Freeze. Allora, ti dico come funziona. Ma lì è stato strano, secondo me sono organizzati male. In teoria male. Tu hai questo momento in cui monti, mentre l'altro artista va, monti la tua roba velocissimo e poi gira il palco e ci sei tu sopra. Quindi ci sei tu sul palco che gira e inizia a fare ciao. A noi non è andato così. Noi siamo saliti sul palco, ma noi... c'era l'esibizione di U. A un certo punto sono arrivati quattro maccioni da un angolo e hanno iniziato a fare rovere, urlando di brutto. Noi porca troia siamo iniziati a correre e ci hanno lanciati sul palco. Ma che ansia. Qualcuno aveva proposto, ma mettiamoci là da lato che siamo pronti. No, ce lo devono dire loro.
Va bene, aspettiamo. Avevi fatto questa proposta, Frank, e non sei stato ascoltato. Vabbè, ci hai provato. Senti poi l'audio molto bello, che c'è una voce che fa: dai ragazzi, dai ragazzi. E poi Luca Inciamp fa: eh no, però più piano che vi fate male. Ci sta. No, ci siamo. Vuoi provare tu? Ah, provo- te l'ho mandato comunque. Ah, ma quindi Ambra Angiolini mega simpatica. Non ci abbiamo parlato. Ti ho parlato di esterni a noi con Barba Scura. Ok. Le truccatrici. Max. Com'era, simpatiche? No. No, Max Pezzali l'ho visto, era di fianco a noi, ma non c'era. Ariete. No, ho salutato Ariete da lontano. Alex l'Ariete. E con Marco degli psicologi. Coetz. No, Coetz non l'ho visto. Come con Marco degli psicologi. Coetz, non era lì, arrivava a una certa ora. Coetz. Perché Coetz. Coetz. Hai degli orari di... Non sono tutti lì. Hai un orario di convocazione, vai, fai l'esibizione, e vai poi più sei famoso, più arrivi all'ultimo col blindato. Sì, arrivi proprio... I comacose sono arrivati dentro con il camion, con il furgone. Noi siamo, abbiamo parcheggiato a fanculo. L'abbiamo fatto a piedi. Ah, sì, è vero, ne giravamo adesso... per la piazza per arrivare. Non so se è pronto il video? Sì, credo di sì, se Pingu mi conferma. Laura Gianni 50 gift, porca! Ah, ce l'ho io, Pingu. Laura, tu ci Laura. Smetti di dire basta. Voglio sapere chi 50. È. Voglio sapere che persona è Laura Gianni. Io so parlare. Perché nel gruppo dei miei sub che siamo 30, quindi ci riesco a parlare. Ah. Basta. Dai un po' di sub anche a Frank, per favore, Laura. No, no, però ci ho parlato. Ma ne arriva a 1000. Grazie, Laura. Grazie mille, Laura. Vai. Coetz. Non so, sono pronto, Ping, sono pronto. Coetz. Okay. Hop 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 hop. Dai, era piano, piano che subito, vi fate male. Ah, l'ha preso subito. L'ha preso subito. Piano che vi fate male. Guarda anche quello dopo. Aspetta, ma fatto malissimo. Che catcher, guarda lì. No, cos'è stato assurdo. Ma vedi il video dopo. Deve togliere. Togli Pingu che metto l'altro. Avete porca troia che teca. Ma non so se si può far vedere. Ah, l'altro, vabbè, l'altro, ok, c'è lo zoom. Ho il loop. Poveretto, però. Cioè, pensa se lì si piegava proprio la gamba e cadeva. Ma guarda che stava per rischiare tantissimo. Ma infatti poteva finire faccia a terra, no, ma sì, ma poteva anche sbloccarsi la caviglia. Ma infatti te dopo quell'evento lì hai avuto pure il coraggio di fare le scale lì davanti. Sei andato lì davanti, hai fatto le scalette. Io non l'ho visto, questo era davanti. Ah beh, hai ragione, non hai visto niente. Sì, ma neanche io ho saputo tutto dopo. Non so più. Ma io quando hai fatto le scale correndo, che sei andato davanti, ho detto adesso vediamo Nelson che crolla giù. Invece ti sei seduto, ho detto bravo, sì, che sì, ti no, sei seduto. No, in quei momenti anche io ho detto sicuro inciampo. Cioè è ovvio che qualcuno inciampo, ci sta. Sì, cioè deve succedere. Sì, deve proprio paura di finire contro le telecamere, perché c'è tutta la gente con le telecamere. Ecco, anche lì Luca di nuovo stava ribaltando il camera. No. Sì, ma gli ero di il cameraman, per carità, sarà bravo. Il problema è che si infilava tra di noi. E quindi uno non è che da casa lo vede. Non le percepisci le camere. No, perché ci sono tutti questi operatori che ti vanno intorno. E quindi, insomma, a un certo punto c'ero io, il cameraman che passava qua, e Luca che si è girato così, e il cameraman che è volata all'indietro. Ma davvero? Sì, sì, è stato bellissimo. No, grazie mille anche a HCB Fan e per CB le 5 fan! Grazie, grazie HCB Fan. Vabbè, comunque, primo maggio a parte, pubblico che non vedremo mai più così tanto. Però non è... Io ancora spero di suonare a Rock and Ring. Secondo me non ti esalta come un concerto, esatto, non è pubblico generalissimo lì. Però fa impressione, fa impressione. Fa mega impressione, però no? Sì, immagino. Ho guardato qualcuno negli occhi. Io guardavo solo le prime file perché non volevo guardare. È già qualcosa. Comunque, sì, no, erano presi bene. Oggi parlavo con Nick, tutto rispetto per Ambra che ha presentato. Però c'erano un po' delle difficoltà, secondo me, nella comunicazione col pubblico. Perché lei è arrivata dentro, gli ha dato 8000 slogan da dire in 30 secondi. Cioè, viva la pace, contro al lavoro per la pace, al lavoro per la pace. Poi è andata da una signora, al lavoro per la pace, signora, al lavoro per la pace. E loro si sono scaricati subito. Quindi, a parte il primo grido in cui ha fatto pace, così buona. Poi dopo erano mega lesi. Ma è perché in realtà, poi, e vedendo anche le storie, a meno che non ci sia l'artista che proprio tutti conoscono mainstream, Mengoni, Coetz, sì, eccetera. Gran parte della piazza sta proprio a farsi i cazzi suoi, girate sì, le schiene, sì, cioè chiacchierare con gli amici a fare. Infatti, a volte facendo delle riprese dall'alto con la gente che si limonava, c'era un botto di gente che limonava sullo sfondo, perché giustamente analisti secondo me si facevano i cazzi loro. Io ho beccato anche un botto di gente che sbadigliava. Ah, può essere. Facevano i primi piani, qualcuno stava sbadigliando. Se volete andarvi a recuperare, nel pubblico c'era Nick. Sì. Bisogna sgamarlo, ma nel pubblico c'era Find Nick. Find Nick, sì. C'era mio fratello. C'era tuo fratello. Sì, ho visto le storie.
Come la gente ancora che saluta perché sa di essere in televisione. Ma, allora, quello mi ha fatto venire a ridere. Appena è cominciato, che Amber è arrivata fuori, si è fatto il suo discorso, doveva essere stile Barbara D'Urso, super seria, sì, no? Sì. E dietro tutta la gente che se ne sbatteva la ciolla del discorso, era infogliata. Io saluto sempre un'immagine che rovina tutto. Sì, infatti, dicevo, secondo me proprio. Ci stava se la telecamera su di lei, perché il fatto che fosse su di lei e sul pubblico dietro rovinava tutta la. Ma io quel poco che ho visto diverse volte anche nella nostra canzone, inquadrare il pubblico che magari era una porzione che non stava seguendo. Ah, ok. E quindi vedi questi fermi di no, era figo, però faceva il discorso e c'era dietro. Io farei così, però. Sì, a volte no, è perché secondo me è il tipico comportamento da, cioè, umano, nel senso, ma succede anche non con le tele. Io se fissavo una porzione di pubblico mi iniziavano a salutare. Da italiano. No, è vero. Io guardavo la gente e mi iniziavano a salutare. Ah, e io li salutavo. Cioè. Lì cosa guardavi? Dove guardavi? Eh? Quando cantavi? Le prime file. Terra o gli altri. Ok. Perché io non saprei dove guardare. Vabbè. Ma se suoni, guardi quello che stai suonando. Principalmente. Vabbè, ma se tu non sai però suonare. Il cantante. Ah, il microfono. Esatto. Se lo punta come qua. Cazzo ci colleghiamo ai vichinghi ora? Ah, i vichinghi. Secondo me basta collegarci col fatto che noi domenica, mentre tu facevi le tue cose, noi siamo andati a fare una cosa escludendoti per l'ennesima volta. No, infatti, ma infatti prima niente, ci sei rimasto malissimo. Ah, ti hanno escluso. No, è che passiamo le settimane, non ci sono rimasto male, però passiamo le settimane a, tipo, a dire andiamo al cinema con te che dici no. E poi appena vado via andate al cinema. Fra, non ci sei mai. Me l'ha proposto lui, l'ha proposto lui. Ma è vero o no che tutte le volte che gli proponiamo tu, anche sì, tu mi dici no, ma non proponiamogli. No. L'hai proposto te. Io non ho detto niente. No, l'ho proposto io. Ok, l'ho andiamo, proposto cazzo facciamo, andiamo a vederci di no, ma non dirlo così incazzato. Sei un po' stronzo. Ma fra, ma io, ma mi hanno fatto una proposta, cosa dovevo dire? Tutte le volte che ti dovevamo andare a vedere Batman, che te l'abbiamo chiesto. Però infatti io ho detto non lo guardo. Ma se lo stai per guardare con me, che cazzo dite? Batman. Anche lui lo sa. Per guardare Le ha proposto tre volte di guardare Batman. No, aia. Però dico, al cinema. Ah beh, al cinema. Però abbiamo proposto 20 volte, andiamo e dicevi no. Ti dico, ti abbiamo un po' salvato, secondo me. Ma vaffanculo, non dici già. Allora, no, parliamo di vichinghi. L'abbiamo salvato, Nelson, davvero, nel senso che. Perché? Cosa succede? Nick reloada. No, avevano un messaggio per Nick. È per me, stava lampeggiando tutto. Ho capito, mi vedo sparafesciare di fianco. Mi sembra una roba grave. Mi sembra eccessivo per l'iPad di Nick. Abbiamo visto me contro te nell'antico Egitto. Abbiamo visto. Cos'è? Pannicine e panettoni. Devo ancora vedere l'ultima di Moon Knight, tra l'altro. Pensavo di me contro te. Ah, io l'ho vista. Com'è? Bella. Mera. Oh, Moonlight. Mi dite se ne vale la pena. Moonlight. Ah, Moon Knight. Scusa, cos'è Moonlight? Il raggio di luna. Parliamo di Moon Knight. Ma scusa, non c'è una luna in fronte lui. No, Moon va bene. Ok. Knight guerriero, cavaliere. Ah, ok. Non è Moonlight luce. Io pensavo è un personaggio purtroppo che non conosco minimamente e è una serie Marvel che sto facendo vedere agli altri per poi guardarla io. Tu non stai più guardando serie Marvel comunque. No, zero. Ma perché te l'ho detto, ho una nuova politica sulle cose Marvel. Lascio guardare gli altri e poi mi dicono cazzo bellissima ma fino alla fine. Lo diciamo. Ma Loki, io ho detto bellissima e non l'hai vista. Loki, scusa. Loki, ho sentito pareri contrastanti. Anch'io, infatti, sono e quindi io ho detto no. Ho sentito pazzesco. Siamo al cinema allora? No, ci sono stato domenica scorsa. Qui era sabato. L'universo sabato. Marvel è tutto interconnesso. Se tu te ne guardi uno ogni tanto, cosa capisci? No, vabbè, io mi guardo quello che vale. Ma vabbè, ma basta che ti fai il riassunto di su internet. Non è che adesso è questa trama così complicata. Okay. Ma ne vale? Beh, a me sta piacendo. Non è questa serie assurda della Madonna, però è una bella a serie. A me spacca che. Dimmi se è una mia percezione. Può essere che sia solo una mia percezione. Sento dire, l'ho vista, bellissima, e poi esce un episodio che a quanto pare smonta sempre un po' tutto questo hype che ci mettono dietro e quindi la gente si ridimensiona un pochettino. La prima puntata è bellissima. No, a me sì, ok sì. Poi dopo capisci quello che succede, non è che può sempre essere bellissimo, rimane. No, una ma bella sembra serie. Sempre che influenzi tutto il mondo Marvel e che si facciano... Io non questo, questo non zero, sono più grandi di zero. Marvel, questo ti introduce Marvel. Nuove figure all'interno della Marvel. Che verranno riprese? Non credo. Ah, secondo me no. Però no, la mitologia egizia però dentro alla serie Marvel. Mi ispirava per lui, per ma lui è figo. È figo, lui è bravissimo. Comunque. Anche perché lui interpreta due persone contemporaneamente, che sono completamente diverse. Sì, lui dice a Poe Dameron. Io dicevo Poe Dameron. Chi è? Ma cosa c'entra? Lui è Oscar Isaac. Ah, okay. Però Oscar Isaac. Poe Dameron perché si chiama Star così Wars. Star Wars. Ah, ok, scusate. Sì, non mi ricordavo come si chiamasse. Okay. Oscar Isaac. Come faccio a cosare Telegram? Cosa significa? Entrare nel gruppo Telegram. Cosalo con cosando un abbonamento. Ma io non ho capito Twitch. Moon Knight chi è. Allora, no, ma io non l'ho mai visto. Cioè, come si collega? Cioè, allora, io devo dire che ci sono rimasto male perché lo dicevo con Nicolas. Dal trailer io pensavo fosse un cattivo. Sì, cioè fosse anch'io. Finalmente una serie Marvel cruda, ed è abbastanza cruda a tratti, su un cattivo. Sì. Invece no.
Sì, no, anch'io guardando il trailer pensavo fosse non tanto cattivo, però uno un po' neutro, nel senso che non si colloca né tra il bene e il male. È bello peso. Esatto. Che un po' è così. Che smatta. Sì, un po' è così, però, sì, però non è... No. Cioè, alla fine è il buono. Sì. È... Comunque di base è praticamente, esatto, mitologia egizia. Ah, che figo, c'è dentro alla Marvel a livello di fumetti, credo. Okay. Che viene introdotta con questa serie TV. Quindi, ma è su un altro pianeta? No, sulla Terra. E hai Khonsu, si chiama Khonsu? Khonsu, su un dio egizio. Ogni dio egizio, è reale. Fate conto, è reale. E ha una sua controparte, ok? In un essere umano vivente, in quel momento. Sì, cioè, ed è una sorta di suo profeta. Praticamente loro, vabbè, no, è uno spoiler. E non è fatto spoiler, no? Esistono. Però insomma non è parente di nessuno. I dei egizi. Ok. Esistono. Ma era, però è anche simile, non l'ho visto, American Gods. No. Però okay. A un certo punto ti contestualizza molto bene anche il fatto che non ci sono nelle altre cose. Ok. Non ci sono nelle altre. Però dico, non c'è che una cosa che fanno che ti contestualizza ti contestualizza il fatto che nell'universo Marvel non esistono i cazzi di dei egizi. Hanno creato delle cose così potenti che non, cioè, devono tenerle separate. C'è è contestualizzato in un certo modo, per cui non influenza il resto. Più non influiscono, nell'universo Marvel. Una volta finito questo personaggio, ci sarà in un film Marvel? Vedremo. Allora, da quel che so, vogliono introdurre tutti i cavalieri Marvel. Quindi anche con Jon Snow, che si vede in, come si chiama? In Eternals. Sì. Ecco, il suo è uno dei cavalieri, dei quattro. Ti giuro, è roba che da piccolo. Ma è roba vecchissima, ma è roba tipo degli anni. Cioè, sono fumetti o serie di fumetti usciti negli anni 80-90. Magari qualcuno in chat lo sa. Inviteremo Bressanini a raccontarci tutto. Esatto, che lui ha vissuto quegli anni. Lui ha vissuto. Ma Bressanini li ha vissuti. Andava in edicola. Magari non conosce neanche lui. Vero, sì, però è carino comunque. Cioè, più che altro non è tanto serie standard Marvel. Ok. È molto strana, nel senso che non ci capisci un cazzo all'inizio. E poi è più incentrata su lui che ha questa doppia personalità, più che sul supereroe. Ma è tipo doppia personalità stile Smeagol Gollum? No. Ok. No, sono proprio due doppia persone. Sì, due persone diverse. Completamente diverse. Sì, sono due persone completamente diverse, con due vite diverse, ma per un motivo nello stesso corpo. Però questo è molto figo a livello di recitazione, perché no, molto non ti immaginare figo. No, non ti immaginare nulla di Joker. Wow, oddio, no. Secondo me è molto bello, perché lui cambia completamente la faccia. Non hai delle parti come prova attoriale figa, però non è, cioè, nel senso, non ci sono chissà quanti dialoghi, quante cose fighe tra loro due. No. Normale, però lui come attore è molto figo. Sì, io dicevo a livello recitativo, se deve fare due persone diverse, due personalità però non diverse, ci sono scene fighe tra di loro. Ok, va bene. L'interazione. Ci so. È figo perché è un attore che fa due personaggi diversi. Questa cosa qua mi ha incuriosito, soprattutto lui, che mi sembra molto bravo. Ma sono tutti bravi, c'è Kevin Bacon che fa il nemico. Figo. Ah, è Kevin Bacon. Che abbiamo? No, non è Kevin Bacon, è quello di quei film romantici, la trilogia con la bionda. Before Sunset. Lui before... comunque è dentro a The Northman. Ah sì, è vero, c'è dentro. Infatti io lo vedevo, è tipo stavano suggerendo dalla chat, tipo in Split il protagonista. No, non l'ho vista l'ultima puntata di Moon Knight. Comunque mi chiede la chat, perché probabilmente non è ci sono delle scene fighe. Non è uscita l'ultima uscita. Ah, ok. Lì non l'ho vista. Sì, quella è fondamentale. Split è bellissimo. A livello di ma ha fatto cagare. No, ok. A livello di film neanche a me è piaciuto. Però lui, non mi ricordo come si chiama l'attore. Io purtroppo l'ho visto in italiano quel film. No, lo so. È pazzesco lui, perché lì fa il bimbo, fa la bestia, fa tipo maturo, intelligente, è bellissimo, fa tipo un sacco di personalità diverse. Poi lui è esistito davvero? No, veramente? Lui è esistito davvero? Ma cosa? L'uomo bestia di Split? L'uomo con 24 personalità diverse. Ah sì? Ma no, cioè, è tratto da una roba vera? Sei sicuro? Sì. Vai a cercare. Nel James McAvoy. Parliamo di sti cazzo di aspetta, perché James McAvoy, quell'attore, aveva uno spettacolo stand-up, cioè teatrale, e quando eravamo in Scozia. Non ci siete andati? No. Fra... Vabbè, la Scozia è grande. Siamo spaccati quella sera, mi sa. È vero. Magari non era proprio lì. Comunque qua in chat un certo Gian Petrilo, non so se è vero quello che dice, ma scrive che per la traduzione hanno chiesto aiuto al Museo Egizio di Torino,
Quindi se vai nel Museo Egizio di Torino c'è una mostra a parte che ti fa vedere queste cose che riguardano la serie. Fido. Se è vero, allora andate a cercare sul sito e approfittatene. Queste cose sono state attenti agli orari di chiusura, perché mi pare, non mi ricordo che giorno della settimana chiudono tipo alle 2 e rimanete fregati. E se restate dentro, dopo le mummie si muovono, quindi attenti. Sì, attenti. Comunque, vedi, vai. Tornando a Split, dice: il film è ispirato alle vicende di Billy Milligan, un criminale statunitense affetto da disturbo dissociativo dell'identità. Non lo so, 24 personalità diverse, sesso, età, carattere, cui vabbè, insomma, tutto quanto diverso. Erano nati in momenti traumatici. Questa è una personalità che ti ha. Quante ne hai te? Te ne hai, secondo me, qualcuno? Una. Okay. Ci stavo guardando, c'è lunghissimo. Ma, vabbè, insomma, ma voi lo serie lì, no, a parte poi quella serie lì io me la vorrei recuperare, perché è una delle poche serie che tratta superpoteri, però secondo me in maniera molto originale. C'è pochissimi Glass, supereroi. Split, no, c'è poco... quella serie, non quella... Moon Knight. No, Moon Knight. Io ho visto soltanto Split. Ti devi guardare anche quegli gli altri, due non li ho perché visti. È una trilogia. C'è il primo, poi c'è il remake che è Split, esatto. Fondamentalmente, sì. Che non è il remake, c'è Unbreakable. Sì, Glass. No, Glass è l'ultimo. No, hai detto bene il primo, Unbreakable. Mi sembra che sia Unbreakable, però qualcosa, non so. No, Unbreakable è un altro film, è quello con la colonna sonora, è quello di... È un film, è con... come si chiama l'attore, quello che fa mille ruoli? Mace Windu. No, allora no. Allora. È quello lì. Ha fatto Unbreakable. Con Bruce Willis. Sì. Quello è Unbreakable, allora. Ma è il primo di quello. È il primo. No, no, non c'entra con la Marvel. Però parla di superpoteri. Cioè sono uomini. È l'uomo di vetro. L'uomo di vetro, bravo. Sì, esattamente. Quello lì. Poi c'hai, non l'ho mai visto. C'hai Split, che è un altro caso, E poi c'hai Glass che si trovano. Ah, sì, sì. Esatto. Glass dicono che sia una merda. Okay, Mister Plo dice che è più nuovo, cioè sono usciti a distanza di anni. Ma si chiama Unbreakable anche il film quello sui sopravvissuti, naufraghi, con la colonna sonora dei Coldplay di Della Lopez, di Angelina Jolie. Si chiama Unbreakable anche quello? Si chiama... No, è con la... Anch'io avevo in mente una roba simile. Ma Unbreakable si scrive con la... Però lì mi piacevano i sopravvissuti. Sì, no, non credo... Aspetta, ti fa vedere. Vabbè, in Unbreakable. Unbroken. Qual è? Aspetta. Ah, no, quello della Jolie. Unbreakable è fighissimo, secondo me. Cioè, molto più figo tipo dei film Marvel, perché... Beh, non c'entra un cazzo, però. No, non c'entra niente, però il concetto di superpoteri applicati nella vita di tutti i giorni... Vabbè, allora anche Hancock. Bellissimo. Bello Hancock. No, come parte strabello. Poi dopo, vabbè, si perde completamente, però come parte bello. Che cambia il ma ci arriviamo a sti... Allora, ma voi lo sapevate che i vichinghi non indossavano elmi con le corna? Sì, ma devi arrivarci in qualche maniera. Cioè, non è che puoi arrivare. Ma diciamo che abbiamo visto sto film. Facciamo un sondaggione. Avete visto cosa? Sì, avete visto The Lighthouse? Avete visto The Northman? Io e Cesare l'abbiamo visto. Perché, a parte che stai uscendo dall'inquadratura, non so se sei d'accordo. The Northman. Stai andando sempre più The a Northman. Ma è un film grosso. L'uomo del nord. No, secondo me è un film. No, è grosso. Non è un filmone. È andato... Sì, sì. Allora. No, grosso a livello di. Intendevo, esatto. Budget. Però rimane d'autore. Allora, non è un film da botteghino. È tipo Lighthouse. Insomma, no. C'è un film di serie B. Allora, no, serie il regista, B d'autore. Il regista è Eggers, che è questo signorotto, esatto, che ha esordito con The Witch, che era un film horror, che potremmo vederci in live, su Prime. No, è bellissimo. No, non mi interessa. E oddio, poi ma è giovanissimo. È giovanissimo lui. E poi ha fatto The Lighthouse, che erano due film comunque piccolini. Lui, nuovo, Gran successo con questi due film, hanno detto ok, adesso ti facciamo fare... Comunque lui cosa voleva fare piace? Un film d'autore. Cosa ti piace? Voleva fare comunque un film d'autore. Ok, però con un budget... Grosso, infatti c'è un cast della Madonna. 80-90 milioni e in effetti di dollari. E guardavo che The Lighthouse ne aveva 11. Ah. Sì, no, ma e gli hanno proprio aumentato un po'. Secondo me lui aveva appena finito a Civalalla e ha detto: cazzo, devo fare un film di vichinghi, mettiamo su Barak e Burattin e via. No, e si va. Allora, l'abbiamo visto. La mia cosa è che a parte Vikings, ma in realtà mi faceva lo stesso effetto finché non mi sono convinto a provare a vederlo, è che io vedo una roba sui vichinghi e penso sia una stronzata automaticamente. Perché Vikings non lo è. Anch'io faccio Vikings, un po' fatica. Le prime tre stagioni sono una bomba. No, è una bomba, ma è tutta una stronzata a livello storico, cioè. No, non a livello storico, che cazzo me frega, dico a livello di qualità. Dico mi sembra tutta una roba un po' da Italia 1 Magica Avventura. No, cioè, per non niente. Bella. No, per niente. No, ma non ti sto dicendo che lo è, ti sto dicendo il mio approccio. Quando vedo una roba dei vichinghi farà schifo. Infatti Vikings non l'ho guardato per un botto perché dicevo farà schifo. Ma lì sono i costumi, secondo me. Perché è difficile.
cioè non li ho mai visti, però dico, fare il costume di un vichingo magari è facile scadere in banalità. No, in realtà credo che, poi allora, confermate voi, lui sia stato fedele. Ma la particolarità di Eggers sta proprio nel fatto che in ogni suo film lui è proprio alla ricerca spasmodica del dettaglio. Quindi sia The Witch, che comunque è un film horror, così, okay, di campagne credo inglesi del Settecento, cioè, quindi non è che potresti trovarci più di tanto, sia in The Loud House lui ogni singolo particolare ci stava dietro. Così è stato anche per i vichinghi. Ma domandone, i vichinghi li ha fatti sporchi o puliti? Li ha fatti sporchi. Male, perché i vichinghi avevano una particolare cura scrive della propria igiene. A differenza di come venivano mostrati. Però queste sono le frasette che ti spara Alberto Angela. Ha cercato i migliori. VanillaMagazine.it. Curiosità. VanillaMagazine.it. Allora, Nicca delle informazioni e oggi le porta questo. Scusa, qua c'è scritto che è adattato dall'Amleto. Sì, esattamente. Sì, okay, ma figo. La storia fa merda. No, cioè, la storia. No, nel senso, la storia è proprio. Chiedo quasi, scusa, è questo che è adattato dall'Amleto o è l'Amleto che prende da una storia vichinga? L'Amleto credo prende dalla mitologia vichinga. Ma la storia è super banale, cioè è proprio una roba quasi imbarazzante da quanto comunque. Ma io ho un libro che si chiama The North. Penso non abbia inventato niente. The North è banalissimo, cioè, come l'uomo del nord. Vabbè. Potrebbe essere tutto adesso. Un milanese potrebbe essere. Portacelo che vediamo, esatto. Ciula. Vai, di scusa. No, la storia è banalissima. Cioè lui, gli killano, non spoiler niente, però gli killano il padre. Quando muore il padre, dove lo mettono? Lo bruciano. No, lo fanno fuori proprio in maniera berberina. Non gli dedicano. Non lo mettono sulla nave. Lo lanciano fuori. Non gli hanno fatto l'aquila, come si chiama? L'aquila di sangue. Non c'è l'aquila di sangue. Ok. Perché in realtà i vichinghi affondavano le navi con i morti. Con le frecce infuocate. Ma secondo me no. Parla solamente di affondare le navi come con i lo morti. Facevano però. La mandi già bucata magari. Potrebbe essere su un canotto di quelli arancioni. Chiederò ai miei informatori. Se volete ho una foto dei vichinghi. Ma lasciami vedere. Vai, foto. No, beh, niente, gli uccidono il padre da quando lui è piccolino, poi il tipo che gli killa il padre è lo zio che poi scopa sua madre e poi dopo vabbè, lui dice stronzo. E lui dice io me ne fuggo, mentre fugge dice mi vendicherò, alla fine cresce, poi dice che deve vendicarsi, quindi ritorna lì, alla fine si vendica. Ma vabbè, ma io dovessi andare a vedere. Esatto, ma la storia è orrenda. No, però vabbè, la storia è una storia brutta, sì, messa in mano a un bravissimo regista. Quindi registicamente. Ma il problema è che la maggior parte dei vichinghi erano agricoltori. E quindi? Non erano guerrieri, erano agricoltori. Vikings, ma tu puoi essere un agricoltore guerriero. Vikings, lui è un contadino. Okay. Sono tutti allora contadini. Bravi, allora bravi. Quando si va a fare le razzie, ti prendi la tua accetta e vai a farle. No. Ma il protagonista sciava? No, non scia mai. I vichinghi non sciavano? I vichinghi erano eccelsi sciatori. C'è scritto così. Loro prendono settimana bianca. Usavano i polchi sia come mezzi di trasporto, sia come attività di passatempo. Addirittura nella mitologia norrena, anche uno degli dei Ulr era dedicato al culto dello sci. Ma fammi vedere gli sci vichinghi. Considera che Nick ci ha fatto una tesi su questa cosa. Sono stati rinvenuti sci. Ma al di là del film, che è bello brutto che sia, vabbè, ci sta. Cioè, secondo me ha delle immagini molto fighe. E secondo me io non l'ho vissuto come novità, ok? Proprio per il fatto che i vichinghi sono stuprati in queste. Nel vero senso della parola. No, non nel vero senso della parola, però. Cioè, proprio a livello di immagine, ci dissociamo assolutamente. Cioè, a livello di immagine, i vichinghi vengono usati. Sono super usati in questo periodo, sì. Esatto, quindi non l'ho vissuta minimamente come ha lanciato novità. Un botto alla moda Vikings. Ma la trama Vikings, sì. Io ho finito a Civalalla e mi sembrava un'espansione di A Civalalla questa, capito? Cioè, di rivivere le stesse identiche cose per l'ennesima volta. E poi un'altra roba che veramente mi ha un po' rotto le scatole. Il fatto di vedere... Ho trovato gli sci dei vichinghi. Andiamo a vederli. C'è anche un'altra serie, no? Sono carini. Sono belli. Quelli corti. Ma di marca. Guarda qua. Ma non guarda è che sberla. Ah, te lo giuro. Sì, ma andavano giù con dei tronchi. No? Ma sei detto sopra Ragnar? Ah, sono rune. Sì, sono rune. Ah, questo qua però è stato rifatto. Non penso sia stato trovato. L'hanno trovato. No, dai, sarà rifatto. Articolo di Panorama. Anche ai link dalla Norvegia, sci di legno di 1300 anni fa. Sì, sì, bisogna, tra l'altro, il 29 ottobre del 201 è uscito questo articolo. Ne aveva però solo uno. Sì, uno snow. A quanto pare era uno snow. Oh, ma cioè, obiettivamente, ti incastri un piede e metti la mano. Ah, no, certo. Infatti, sì, tipo monopattino. No, dicevo, è possibile che facciano tutti i vichinghi giganteschi? Cioè, il protagonista qua è gigante. Gli uomini del nord sono grossi, no, sì. Vabbè, cioè, anche adesso. Secondo me non era. Cioè, secondo me erano robusti a livello di corporatura. Ma tu sottovaluti così grossi? Lo stile di vita di un uomo di allora, eh?
Noi siamo dei vermi che non facciamo niente. No, ma loro, certo, si lì si spaccavano la schiena. Però avevano un'alimentazione, cioè, che non era completa come la nostra. Erano un pochettino più bassi. Erano più bassi. Sei sicuro? Perché più bassi? No, allora io ho guardato. Non è così antico da dire siamo nel. Cioè, è antico. Allora, secondo me. Non tanto. Non è cambiato l'essere umano da qui in così poco. Ma infatti, cioè, secondo me, noi abbiamo in mente. Ma poco. Non so, i nostri libri di storia delle elementari che ci dicevano che i romani erano bassettini. I romani erano bassi. No, quello sapevo anche io. Gli italiani sono bassi, raga. No, una volta l'uomo era più basso. Ma una volta quanti? Ma non siamo così indietro. Centinaia di anni fa. Centinaia. Sì, però non era 1,40 1,50. No, certo. No, beh, ovvio, quello è sicuro. Il documentario che ho guardato prima dicevano che i vichinghi erano effettivamente molto più alti degli altri, sì, erano più pallidi e più biondi, e considerate che era un'Europa comunque fatta di cristiani, e tutte le fonti che abbiamo sui vichinghi sono scritte da loro. Vi faccio vedere una foto di un vichingo tipico dell'epoca. Che vai, faccio vedere, invasori. Nick. Grazie, Nick. Carlo Magno era 1,80. Dai. Magno era altissimo. Ma vi chiedo, ma cioè, scusa, però no, a parte gli scherzi, i vichinghi non erano biondi. Erano per la maggior parte castani. Dove l'hai letto, Nick? Su Panorama. Io su passato e presente. Io su passato e presente. Ma vi chiedo, tipo, attualmente la media dell'altezza degli uomini del nord è di più o è di di più? Anche secondo me. Però non lo so. Andare a vedere, lo so. Io sono grafici su film. Però fidati, vedere. Se tu vedi il protagonista di questo film, io non ci credo che puoi pensare i vichinghi erano così. È gigante, mezzo. Lui è doppato, cazzo. Vabbè, allora aspetta. Ha un petto da supereroi Marvel. Si chiama Capitan America. Ma non è film, fossero uomini così grossi. Vabbè, sì, certo, la genetica fa di tutto. Però quello era veramente più fedele Vikings. Tra le due, sì. Cioè, a parte Rollo. Vabbè, Rollo però è gigante, ma non è infisicato da doping. È solo gigante costituzionalmente. Però secondo me, Ragnar, costituzionalmente. Perché costitutivamente? No, costituzionalmente? No. Sì. La costituzione? Sì, costituzione fisica. Sì. Ok, no, è vero. Sì, sì. Hai detto giusto. Anche a me, anche io pensavo. Ho un nuovo dato importante. Vabbè, Nick, oggi si riempie di dati. In Sardegna, negli ultimi 60 anni, secondo l'OMS, si è registrata la crescita di statura media più alta al mondo. Tra le nuove generazioni. Partivano da molto basso. A quanto pare, sì, però hanno fatto un bello slancio. No, comunque, secondo me, adesso non ho visto il film, non so niente di sto regista, però penso anche che lui debba anche dare una rappresentazione di questi vichinghi, appunto, per dare un'impressione, cioè, te che sei esterno, certo, magari hai bisogno di una roba un po' esagerata, perché così ti metti un po' nei panni di questi che si vedono. Sì, no. Comunque, Pietro Aldovino ci conferma che i paesi scandinavi sono i paesi più alti in media del mondo. No, è vero, sto vedendo adesso che in Scandinavia l'altezza media è di 178 per gli uomini e 166 per le donne. 178 di media vuol dire che sono i più alti. No, la media alti come noi. Sono altissimi. Nel mondo è 165. Merda. È 165 del mondo. Nel mondo, sì. In Italia? Guarda in Italia. Ma in Sardegna. No, guarda in Italia. Io so solo che in Italia quella del pene è 12 centimetri. È vero, anche io. Le medie te la dicevano e ti rimaneva per sempre. Però 12 è tantissimo. Andiamo avanti. Una cosa che ho scoperto, che non sapevo fosse vera, pensavo fosse una diceria, è che sono davvero andati in America. In Canada? Veramente? Nella isola di Terranova. Però pensavo, vabbè, io pensavo, in America. Non pensavo che Valhalla fosse. Non ne so cosa. Sì, al punto vai in America. No, io schippo i dialoghi. No, non è vero. Sì, probabilmente non ci sei andato perché è una parte extra che puoi non fare. Forse l'ho saltato. Finlandia. Ah no, sì. Quella, vabbè, è quella. È vero, ci sono gli indiani. Sì. Me l'ho dimenticato. Ma pensavo che Acibalalla fosse sul. Cioè, anche quello fosse basato sul pero. In cioè chat, che fosse scusami, tutto molto inventato. In chat scrivono se 12 è retto e 12 è gigantissimo, scrivono. Dio, ma ne stanno 12 mai retto. 12 è tantissimo. La chat col 12 centimetri. 12 è un'enormità. Vedi? Grazie. 12 ince. Ricordiamo che nell'885 arrivarono fino a Parigi e chiesero un tributo per lasciarla stare. Ah, ma nel 885. Beh, ma scusa, è in Vikings. Tu non l'hai visto? No, non l'ho visto. Ma c'è anche in Valhalla, penso, la sede di Parigi, sì, penso sia su quello. Non mi sono giocato le fanfare. Ho schippato i dialoghi. No, costava troppo. Però si va a Parigi. Ma al di là di tutto, cioè, tutto mega interessante, però io la cosa che mi sono chiesto è perché a un certo punto i vichinghi sono spuntati fuori e hanno preso Vikings. Il monopolio della scena. Allora, ma non aspettami. Può essere stato Vikings. Sì, cioè, quando è uscito Vikings, non se l'è cacato nessuno. Quando è uscito e dopo Vikings? Un po' ha iniziato a diventare. Sì. Se lo sai che è arrivato su Netflix e ha iniziato ad andare a bomba e da lì è partito tutto, Cioè, Vikings. Ma quando è uscito? Adesso guardiamo. Tipo fa 10 anni fa.
Ok, allora potrebbero tornare un po' di conti. Avete visto Vikings? Sì, no. Vikings, secondo me è stato Dragon Trainer. Non credo sia stato Dragon Trainer. Però è arrivato prima ed era sui vichinghi. Adesso vi mostro un grafico. Vai, grazie. No, perché poi dopo ne parlavamo prima e ci siamo messi a trovare altri. Chiedono temi, se siamo sicuri che non fosse 12 mm e non 12 cm. La media. 12 centimetri. Ah, ok. 12 centimetri. Scusa, 12 metri. No, è che dopo io sto guardando un po' di titoli usciti e ora mi fa ridere perché tipo cercano di far uscire tutto sui vichinghi, provando sempre a mettere dentro gli stessi nomi, le stesse cose, tipo Lost Vikings, Ragnar, Valheim, Villain Saga cos'è? Vabbè, Villain Saga è un anime. Ah, ok. Ma tipo anche giochi per il telefono. Tipo adesso mi spunta sempre la pubblicità di questo vichingo identico a quello di Vikings. Sì. Che tipo fa la legna a destra, un cucciolo di orso e va. Anche, no, è vero. Ma anche quelli di Assassin's Creed è Ragnar proprio. Quello è preso paro. Cioè è proprio il protagonista. Perché è Vikings che ha lanciato tutto. Però a me sembra strano. Non so. O può essere, cioè può essere. Però secondo non lo so. Mi sembra strano che Vikings proprio abbia dettato il. Come se pensi a Game of Thrones, ha rilanciato il fantasy. Ci sta. A livello di serie varie. Boh. Poi non secondo me tipo attrae sia il pubblico maschile sia quello femminile per motivi diversi. Sì. Perché attrae molto il pubblico maschile per il fatto che hai questo tema della guerra selvaggia, poi vabbè, cioè, vedi, comunque Ragnar piace anche a me, cioè, sì, no, come, io me lo farei di come modello d'uomo, e secondo me piace anche molto al pubblico femminile, sì. Quindi secondo me è una cosa che attrae un botto, cioè a livello di bellezza proprio dei personaggi sono bellissimi, gran sesso è proprio bello lui lì, sì, lui è veramente bello da fare. Cosa stai cercando, Frank? No, stavo leggendo un articolo del Guardian su questa cosa. Solo che era molto lungo, perché tutti parlano dei vichinghi. Ah, beh, è importantissimo. Dovevo leggerlo prima. L'hai trovato adesso, tardi, niente, e non l'avevo cercato. Comunque, noi mettevamo in paragone vichinghi e zombie, film di vichinghi e film di zombie. I zombie ci hanno devastato. Ma gli zombie hanno 582 titoli ad adesso, ad oggi. Film. Mentre film e serie TV. No, in realtà solo film. Okay. Mentre i vichinghi tra film e serie TV hanno 121 titoli. Gli zombie è un ciclo che arrivò anche al tempo dei nostri genitori fanciulli. Esattamente. E si è ripetuto poi dopo. Ma il quello vichinghi che è il loro primo ciclo, mi sa. Sì. Ma quello che è interessante è che in un grafico che vi ho fatto qua, sì, che adesso Pinku manderà, si sono alzati vampiri, in un periodo Twilight vicino, intorno al 2007, si sono alzati gli zombie un po' prima, okay. Ma e poi c'è stato Walking Dead. C'è stato qualcosina che ha alzato nel 2005. No, aspetta, ma cosa equivale il numero di film all'anno? Ma scusa, figo, scusa, vediamo di quando è. Esatto, devi vedere quando è Vikings. Di quando è Vikings. Esatto. Quando vediamo è Vikings? Se corrisponde. Qualcuno va a vedere. Cioè, secondo il tuo calcolo dovrebbe essere io del dico, 2007. È di una decina d'anni fa. Potrebbe no, essere, perché più, magari più ha più fatto nuovo. Successo e dopo ne sono venuti fuori no, altri. Secondo me 2013. 2013. Quando si è un po' quindi sì. No, niente, no, sa, niente. Era già fatto niente, però niente. Il picco di zombie è stato nel 2009. Mi fa ridere come Walking però Dead. Zombie Walking e vichinghi non siano paragonabili. Cioè zombie lo spazza zombie, completamente sì. Via. Ma è che zombie lo ficchi ovunque in qualsiasi sì. cosa. C'è un po' meno lore da costruire sì. Cioè vichinghi ah, beh, sì, è i vichinghi, gli zombie Last of Us sono zombie, Walking Dead sono zombie. Ma pure c'è cioè, qualsiasi cosa zombie. Voglio sapere il prossimo trend. Ah, dicono che Dragon Trainer è 2007. Dragon Trainer vedi allora infatti, vedi che è stato Dragon Trainer sì, e ha un po' si alzato conferma. I vichinghi fin della Dreamworks è pazzesco, cioè bello. Il più bello insieme a Kung Fu Panda sì. Poi adesso ho visto che era uscito Last Night Last Kingdom. Sì. Sempre vichingo. Ma poi anche altra cosa, la mitologia norrena, secondo me quella è fighissima, quella è veramente bella. Tu tipo non hai giocato God of War, però no. Ce n'è tantissima e secondo me se ti colleghi a quella lì giochi, cioè sì, è facile. È proprio l'esempio lampante in cui sei in una mitologia completamente diversa, quella greca, ok, non funziona esatto. Più dove andiamo, bravo, è vero, adesso lo buttiamo dentro ai però vichingo. Cazzo, anche la mitologia greca secondo me è andata un sacco di moda per un 300 cavolo, siamo fatto minchia. Un botto di roba. Sì, un botto sì, di roba. Allo stesso God of War, Troy. Sì, non era tanto secondo me la mitologia. Erano i greci. In generale, sì, è vero, in generale i greci. Sì, ti concordo. Perché alla fine c'è solo Hercules con Zeus e vari, sì. E God of War. Sì, sì, no, vabbè, anche Troy, cioè, sono molto sì, ma non sono dei. Come no, in Troy sì, è tutto basato sugli dei. Sì, ma poco. Ma come cioè, poco? Ma i guerrieri. Ma no, Troy è tutto gli dèi, il favore degli dèi, la lotta tra no, gli dèi. Sì, però non si vedono. Sì, però... Ah no, non li vedi. Non, cioè. Non li vedi. A parte la madre di Achille.
che lei che è l'unica Percy persona. Jackson sta scema, ma lo dovrà tenere dal cazzo di tallone. Vabbè, un po'. Ma non può toccare anche le ditina. Se no affogato. Ha ragione. No, lei non poteva toccare là. Non poteva? Mi pare di no. Pollon. Pollon combina qua. Ragazzi, dici poco. Vero, caspita, un anime Pollon famosissimo. Scontro tra titani. C'è Spartacus. Scontro tra titani. Gigante di ferro. Spartacus, che cazzo però è che cazzo c'entra? Bellissimo gigante di ferro, lo dovrei vedere. Percy Jackson, Percy Jackson. I dai dell'Olimpo. Lo sta rifacendo, eh? Comunque, sta rifacendo il remake. Tra l'altro, Percy Jackson. Non l'ho mai visto io. Ah, oddio. Neanch'io. Non so se è. Ho scoperto una roba che riguarda noi italiani. Sì. Praticamente i vichinghi. Ma la media d'altezza? Non l'ho cercato. Anch'io ero per la media d'altezza. Quant'è? Era in Italia? 175, era altina. Merda. In Italia? Però è che in realtà è una media fra Italia e Spagna, perché è tipo la zona meridionale dell'Europa. Chi sono i più bassi nel mondo? Ma è Giappone. Allora, intanto, i più alti in Europa sono quelli delle Alpi Dinariche, che sono 130 cm uomini e 172 cm le donne. Ok. Europa meridionale 177 gli uomini e 165 le donne. Scandisci bene il 6, 7 volte mi confondo. Europa centro-atlantica 179 gli uomini e 166 le donne. Ma Europa nord-orientale Russia 176 gli uomini e 164 le donne. E la Cina? Non c'è, scusa. Hai scoperto degli italiani. Praticamente i vichinghi a un certo punto diventarono degli eroi per la cristianità, perché il Papa gli chiese di scacciare gli arabi bizantini dal sud Italia, e quindi furono finanziati e armati questo gruppo di vichinghi e costituirono il regno di Sicilia, che è esattamente come l'attuale meridione. Gli diedero un duca, praticamente a un certo punto il papa ha nominato duca di Puglia e non so cosa uno di questi gruppo di vichinghi, e quindi ha detto qual è il tuo ducato, vai a prenderlo. E loro sono andati a prenderlo e dopo sono durati per tantissimo. Pazzesco. Figo. Ma io ho scoperto anche una storia assurda di Ragnar, che era questo figlio di un guerriero vichingo, una cosa del genere. A me fa ridere che in tutto questo Ragnar, dopo che mi ero guardato Vikings, volevo capire se era esistito veramente, non si sa. È una mitologia, quindi è un mito. Sì. Però una sua Hercules. Storia. Sì. Però sì, no, però è strano, perché perché in realtà i suoi figli sono esistiti per davvero. Ivar senza ossa. Che sai? No, quelli sono esistiti davvero. Sì, storicamente. No, beh, ci sono fonti storiche. Storica. Sì, ci sono molte cose. Loro regni. Però è che secondo me sono. Cioè, è come. Io l'ho sempre vissuta come dire. C'era qualcos'altro che si usa a dire figlio di. Come dire figlio di Odino. Esatto. E non sono però figlio di Odino, veramente. Infatti, tipo, quello che io ho capito è che probabilmente questo Ragnar l'avevano tirato fuori come per. Non so, tipo, deificare un po' il loro status. È come parlando con. Enea? No, quando parlavamo della dinastia dei imperatori giapponesi. Okay. Che derivano da, ma in realtà non si sa. Ah no, certo. Come dire, io sì, certo. Sono così potente perché devo essere un discendente di Ragnar. Sì. Sono un figlio di Ragnar, però nel senso di discendente, ma non è provato. Nella cultura dei Carolingia di Carlo Magno, a un certo punto dissero che da Troia, non solo era scappato Enea, ma anche un certo Francone. Giuro. Dai, non dir cazzate, Frank. Sei serio o no? Ti giuro, c'è nel libro lì di Barbero. Francone? A un certo punto hanno detto no, perché c'era questo Francone che è scappato e ha fondato la dinastia dei Franchi. E... Ah, ok. Ti giuro. E quindi perché effettivamente cerchi sempre una roba mitologica. Cioè, magari è una persona che è esistita, ha fatto delle cose fiche, l'hanno miticizzata, è diventato un punto di riferimento per tutti i guerrieri, eccetera. E quindi, se non era potente, probabilmente era perché era discendente di Ragnar, quindi figlio di Ragnar. Può essere, è un ragionamento che mi potrebbe tornare. Ma hai visto l'ultima serie Vikings Valhalla, oppure non te la sei sparata? Io ci ho provato. No. Ah, com'è? Ci ho provato. No, nel senso. Che sono finito la prima. Okay. Però io non ho mai visto con lui, con. Fimmel, sì. C'è una serie Lone Wolf, non l'ho mai vista. Ah, io l'ho vista, quella di Ridley Scott, che ha diritto il primo, quella con gli androidi. Non lo so, si chiama The Lone Wolf. No, aspetta, The Lone Wolf, fammi vedere. Magari sto dicendo. Nel frattempo vi dico che in Cina i giovani hanno conosciuto una crescita spettacolare in una generazione. Sono una Le generazione. Femmine di 19 anni hanno guadagnato 6,1 cm in 30 anni per raggiungere 163 cm nel 2019. La crescita più marcata nei ragazzi, circa 8,1 cm per un'altezza media di 175 cm. Minchia. È Raises. Cioè, sono sentiti un po'. Raised by Wolf. Cresciuti dal lupo. Ma è possibile così tanto? Insieme all'economia. Doping. Vedi, ci ricolleghiamo sempre lì. Sempre lì. Tra l'altro, ho scoperto hanno fondato Kiev.
ci si lega anche all'attualità che adesso, è stata fondata dai vichinghi. No. Incredibile. C'è in Vikings questo. Da un ceppo di vichinghi che va perché si dividevano in danesi, norvegesi e svedesi. Gli svedesi sono andati lì. Sono arrivati ovunque. E tra l'altro poi loro venivano definiti questo gruppo russo. E poi hanno dato vita alla Russia. Ma io ho capito. In Vikings succede. Ah beh no, ok, lì ci sono già i russi, è vero. Però sono tipo, sempre vichinghi anche però loro. Tipo quando arrivano loro non li riconoscono come vichinghi ma come russi. Quindi forse è un ceppo antico vichingo essere, che proprio non si riconoscevano neanche come vichinghi. È tipo una cosa che dicevano in questo documentario, che comunque i vichinghi erano, non sapevano di essere così tanti, avevano una cultura molto simile ma non se ne rendevano conto, erano uniti. E solo alla fine si sono uniti ed è stata la loro rovina. È stato con Ragnar poi alla fine, cioè proprio da la Vikings. Storia di Ragnar è l'unificazione delle tribù. Ma perché poi a vederli così, vederli così in maniera molto ignorante sembra una sorta di popolo disorganizzatissimo, cioè tipo tanti piccoli gruppi nomadi che vanno, però alla fine sono stati, hanno fatto le gran cose, sono arrivati anche a Costantinopoli. Ma sono arrivati anche in Italia. Il sì, lo dicevo prima. Ma un altro dei tuoi la storia di Pisa. Pisa? No. Allora, un figlio di Ragnar è arrivato a Pisa, voleva arrivare a Roma per saccheggiarla. L'hanno convinto che Roma era più a nord. Lanciamo la falsa informazione. No, l'ho letto sempre su Panorama. Ho fatto Panorama. Un'edizione di Panorama tutto su. Ma lui, che numero è di Panorama? Ce lo prendiamo tutti. Non lo so. Lui è nato più a nord, è arrivato a Luna, che adesso si chiama Luni, una città più a nord di Pisa, a quanto pare. E pensava che fosse Roma. Ha fatto prima un combattimento per cercare di entrare, ma non è riuscito. Ha fatto finta di morire in questo combattimento per superare le mura. Ok. E hanno detto a quelli della città che lui si era convertito all'ultimo al cristianesimo e che doveva fare un funerale cristiano. Come ha fatto Ragnar. Quindi, per entrare a Parigi. Ok, ha fatto uguale anche il figlio di Ragnar. O forse, non so. Beh, magari è preso da lì. Magari è preso da lì, esatto. In Vikings succede questa cosa. Che per penetrare Parigi. Tra l'altro Parigi una volta che era solo nell'Île de la Cité. Ah. Presente, dove c'è Notre Dame, era solo quella parte lì. Ah. Ma... Vabbè, però il fatto sta che entra dentro la città, pensa di essere a Roma, tira fuori le armi... Inizia a dire adesso Roma è mia, ma non era Roma. E tipo un signore fa: ma guarda che questa non è Roma. Un signore. Un signore. Che fa: no, guarda, fra. Un zio. In toscano gliel'ha detto. E quindi le ho ammazzato tutte. Roma. Ma senti una roba, ma il videogioco quello horror con la tipa che urla. È vichingo? È Blade. È vichingo. Anche quello è vichingo. Capito? Basta, non posso più. Anche in se volete. No, non è vero. È che secondo me a un certo punto, cioè, sono arrivati, secondo me, al loro ultimo stadio. Cioè, è impossibile reinventarli, capito? Sono quelli, è quello. Cioè, l'hanno fatto in qualsiasi salsa, ti ha fatto vedere qualsiasi cosa. Più che altro, cioè, sarò un fanboy del cazzo, riconosco. Però io... Ma tu li vuoi con l'elmo o con le corna? No, dico parto prevenuto e dico nulla sarà più fico di Vikings. No, ho sbagliato. Ah, ok, pensavo di aver fatto una cazzata. Okay, e quindi, se mi approccio un contenuto con i vichinghi, lo paragoni immediatamente a Vikings. Tu lo dovresti rivedere Vikings, perché l'ho rivisto me lo due volte. Ma guarda che figo, No, anche lui l'ha rivisto di recente. È bello, ma mollato. Forse lo dovrei rivedere io, È che me lo ricordo figo. No, che figo. Mi aveva ma perché preso... lo spoileri? Eh? Perché l'hai spoilerato? Vero, non ho spoiler non l'avrebbe sentito. Se non ho sentito. Io non ho sentito. Io non ho sentito. Meglio. Mi sono accorto dopo. Io voglio sapere se avevano veramente quelle pettinature. O se quella è una completa invenzione. Vi consiglio, su Rayplay ci sono 4 episodi di ACDC presentati da Barbero. Dove in realtà è un po' una truffa perché Barbero. Anche perché Barbero. No, non è una truffa, è un programma che presenta lui. Sono documentari della BBC. Che lui presenta e introduce. Vabbè, ho capito. Io ho guardato 2 episodi su veramente lenti e Barbero fa un po' da esca perché li deve far arrivare tutti lì. Barbero è molto bravo perché all'inizio tipo risponde ai lettori, ti dice con delle robe interessanti, si è segnato le domande sull'agenda, cioè pazzesco, veramente bravo. È veramente figo. Tra l'altro ricordiamo che l'Inghilterra è figlia dei vichinghi, vero? Vabbè, io direi che questa grazie Frank. 1066 praticamente è successo che nel 911 non lo ferma più viene nessuno. Ceduta ai vichinghi una regione che è quella che è l'attuale Normandia, no? E a quel punto uomo del nord, infatti esistono i normanni, tutti i normanni arrivano dalla Normandia, no? Praticamente e quella lì, quella cessione diede fece nascere questo insediamento di vichinghi. Da lì è nato poi Guglielmo II il Conquistatore e nel 1066 è andato in Inghilterra e ha conquistato tutta l'Inghilterra. E da lì dopo sono sempre loro.
No, grazie. Vai, io vai, vai. In realtà non lo so. È diverso. A me sì. mi fa Beh, no, lì è il primo approccio proprio all'Inghilterra, sì. però di base è quello, cioè arrivano Razziano questo primo monastero che poi credo fosse quello è, risaliamo al 793. Invece adesso dice a Lindisfarne. Lindisfarne, invece che quella del 1066 è la battaglia di Hastings che c'è in Age of Empire 4. Comunque da inizio per la di Yak storia. Solo storia. Ma ci vuole qualcuno. Me chiamiamo Alessandro di nuovo. Sì, esatto. Pensare, magari tu scopri realmente come erano i vichinghi ed erano sfigatissimi, cioè erano tipo delle barchettine orrende fatte male, cioè non come quelle che ti presentano con loro fieri guerrieri tutti piccolini. No, le barche, le barche erano grandi. Per aver fatto quello che hanno fatto, tanto sfigatini non dovevano essere. No, per amor del cielo, però a volte mi faccio anche il triplo contrario magari erano sfigatissimi e a vederli non ti darebbero tutta questa epicità che ci trasmettono serie. E tra l'altro una cosa dicevano in questo documentario che erano anche dei grandi commercianti, che loro spesso tutte queste rotte le facevano anche per cercare del commercio. Io tipo quella cosa degli schiavi non la sapevo fino a The Northmen. C'è in Vikings, cioè io Vikings schiavi? Forse me lo sono completamente scordato. Non ci sono schiavi in Vikings? Non mi pare. Ne portano sempre un botto a Kattegat. Ah, può essere. Sì. Questa cosa qua degli schiavi non me la ricordavo. Beh, tipo Porun, presente quella che poi si. Lei era una schiava. La liberano, sì, è vero. Però è di lì. Sì, è di lì. È di lì. Ok, grazie. Ma che poi si battagliavano tra loro. Sì, esatto. Quindi vengo nel tuo feudo, ti prendo la gente, diventa schiava del mio. Vabbè, prossimamente avrete la grande storia, gran cultura, cultura. Allora vi lascio in chat. No, vi lascio in chat se volete. Siccome in questo programma si chiama Passato e Presente, presentato da Paolo Mieli, che trovate sempre. No, quella CDC. Ah, no, CDC, scusami. Io, siccome avevo poco tempo, ho guardato Passato e Presente perché in 35 minuti te la scavi. Ecco cosa guardavi prima? Sì, prendendo appunti, ci facevano fatica. Sul serio, preso appunti. Il problema è che il veloce, cioè, era i play ti dà velocità bassa, normale o veloce. Ah, ma il veloce, secondo me è tipo un 1,2, 1,3, una roba del genere. Vabbè, e alla fine di ogni puntata loro chiedono allo storico lì presente di indicare tre libri. Sì. E quindi me li sono andati a segnare, ve li linko adesso in chat. Ah, bello. Pazzesco. E si chiamano I miti nordici, Edda e La vita quotidiana dei vichinghi. Sono tre libri che se volete ho lasciato il link, magari ve li metto anche su Telegram. Magari. Figo. Comunque c'è stato un periodo anche, son certo, di moda dell'impero romano. Sì, anche perché mi ricordo solo il Gladiatore lanciò tanto, ma no, ancora prima. Io mi ricordo film vecchissimi che guardava mio nonno, che erano tutti sui detto Troy. Sì, Troy, hai ragione. Vabbè, non dai, mi ricordo confusione. In effetti è tardi. Abbiamo scuola Troy e l'Eneide. L'Eneide è 200 avanti Cristo. Eneide è dopo che lui va via. Però ha scritto a Virgilio. Esatto, è romana. No, praticamente chiesero a Virgilio di ci trovi una storia figa per tutta sta roba di Roma. E lui è da Troia, è scappato Enea. Ma Omero è esistito davvero? Non si sa. Allora, Omero, esatto, si dice di no, però Papa Frank. No, perché poco tempo fa ho riguardato Troy che mi gasava un botto. Allora poi mi sono messo a giocare. Merda, la scena con la lancia dove. Sì, no, per me Troy, cioè, l'ho visto tante volte. È proprio un film. È una delle poche che mi ricordo. È proprio una scena. Bello, secondo me. E poi mi sono messo a giocare a Total War Troy. Allora ho detto, mi vado a cercare un attimo qualcosa sulla guerra di Troy. Praticamente, Mero pare che non sia esistito. È molto difficile. Forse erano dei canti tramandati. Ma la cosa più figa di Omero è la questione omerica e la guerra di Troia, ovvero il fatto che a distanza di 3000 anni ancora si parla di Omero, del cavallo di Troia, tutte queste cose qua. Quindi, al di là che sia tutto esistito, comunque il fatto storico, c'è la puntata con Barbero di Passato e Presente, il fatto storico è che si parli di questa cosa per 3000 anni. Cioè che sia uno degli eventi storici più famosi e discussi. Sì, cioè qualsiasi popolo conosce la storia del cavallo di Troia, come sono entrati a Troia. Anche l'Odissea. Esatto, dopo c'è il viaggio di Ulisse che vede tutto. È sempre Omero quello. È sempre Omero, ma tra l'altro il cavallo di Troia è raccontato da Ulisse quando va da Circe e gli racconta il suo passato. E quindi nell'Iliade non c'è. Sapete cosa dovremmo vedere? Aspetta, perché ho un'ultima domanda per me. Ma come sta andando la campagna di Total War? Giusto per allora, ho preso i Salamis, che è la popolazione di Aiace Telamonio, perché è un gran figo in Troy. E l'ho dovuto anche pagare 10 euro.
praticamente siamo a buon punto. Cioè, io sono riuscito a prendere quasi metà della Grecia e ce la contendiamo io e Sparta. Perché a forza di confederare, perché così si possono peccato. E quindi adesso ce la stiamo condividendo. La zona invece di Troia, di tutta la Turchia, dell'Anatolia, invece è stata presa da una popolazione che non mi ricordo, ma non è più di pari d'Ettore. Loro sono stati spazzati via. Okay. C'è quest'altra popolazione. Adesso dobbiamo. Tra un poco ci scontriamo. No, però vedi, Total War è mega istruttivo. Ma è fighissimo. Quindi fai tutte le falangi. Esatto, fighissimo. E non c'è dei vichinghi, non c'è Total War vichinghi. Vikings. Non hanno fatto l'espansione. C'è Medieval. C'è Thrones of Britannia. Che è esattamente quello, okay. Perché sono tutti vichinghi. Lo volevo giocare a delle recensioni medie, ma soprattutto sto aspettando uno sconto. È uscito nel 2018. Okay. Online dicono che non è top, però. Io propongo, non so se c'è su Prime, ma nel caso non lo so, compriamo i diritti. E voglio vedere all'elementare video questo film bellissimo di Ulisse. Cioè, è su Rai Play. Ma che dura tipo 6 ore. È su Rai Play. Sono 6 puntate. È una produzione assurda fatta anche da italiani. Con lui che sembra un po' pappalardo. Sì, sì, è su Rai Play. Ma era bellissimo. La scena in cui c'è anche nel cavallo di Troia, parte lì. Sì. Con lui dentro il cavallo di Troia. Sì, sì. È bellissimo. Dai, la famosissima scena in cui lui spara la freccia tra gli anelli alla fine del film. Che c'è rallenti sulla freccia. No, ma era un film assurdo. A me me l'hanno fatto vedere elementare. L'unica parte scesa è quando è in quella stanza con tutti i vestiti di bianco che è accolto da qualcuno. Poi becca Circe. No, è da Circe, non me lo ricordo, però c'è su Rai Play, proprio cercate Ulisse Rai Play, a un certo punto lo trovate. È una produzione mezza italiana, quando l'Italia faceva i film della Madonna. Fico. Vabbè, scusa, fico. Usciteci il titolo. Con le sirene, lui che piange, le gatte, bellissimo. Oh, vabbè. Va bene, è andata anche lunga sta live. È andata anche lunga, no, e volevo ricordare che giovedì abbiamo un ospite. Giovedì abbiamo un ospite. Ci sanno già chi è. Figo. Perché abbiamo guardato le storie Instagram. Pietro Morello. Pietro Morello. Sì. Che faremo un video e poi sarà anche non è live. Moreno Morello, Non è Moreno Morello. Però oggi, non gli dovevi dire. No, non dovevi dirlo, quello è stato pesissimo. Sei rimasto di merda. Sì, quello avremo un ospite indisposto per colpa di Nelson. Mi sembrava una cosa simpatica, ho sbagliato, ok? Perché io per tutto il giorno l'ho chiamato Moreno Morello, ma perché ho fatto lo snitch. E ha fatto lo snitch in chiamata, è la prima cosa che gli hai detto, guarda, ma mi faceva ridere. No, non ha riso, Vez, è morto dentro, ha detto cazzo, io arrivo alla mia età, non so quanti anni abbia, 40, non so, vabbè, 27 anni, devo ancora sentire uno stronzo che fa la battuta su Moreno Morello. Sì. Domani è un anno di Yaki di Yak. Sì, esatto. Infatti, no, tu lo sapevi, tu ne avevamo ipotizzato di stare avanti oltre la mezzanotte, però niente. No, io mi ricordavo, però ho detto no. Io ho detto no, grazie. Ci guardiamo tutte le puntate di Switch Sport. Faccio un ordine su Jesse. Se vuoi far vedere Pingu, ho trovato la locandina di Odyssey, si chiama del 68. Ed effettivamente lo riconoscerete lui. Subito. Era incredibile, ve lo consiglio. Ma non è pappalardo. Dura 6 ore, 8 ore. Cioè, quella sinistra? Cos'è quella sinistra? La locandina sinistra? Cos'è? Cos'è Ercole Sanchez? Del 59, lo voglio vedere. Ci sono un botto di film vecchi. Però secondo me noi su Prime dovremmo schermare questi film vecchi. Sì. Cioè quelli vecchi proprio. Non so se ci sono. So che su Netflix hanno fatto una porcata di film su Troia. Su serio? Sì. Cosa vuol dire una porcata di film? Cioè uno schifo. Ma un nuovo? Nuovo. Ah, ok. Cioè, Legend of Troy, una roba del genere. Sì. Ma voi l'avete visto Ecchi di Ragnarok? No. No? O qualcosa Ragnarok su Netflix? Ma non è? No. Che cos'è? Ragnarok. È un anime? No. Ah, no. Perché Ragnarok è l'apocalisse per i vichinghi. Ah, esatto, ma è quello ambientato tipo in Islanda con i delitti. No, non l'ho visto. Vabbè. Ok. Scusate. Ringraziamo tutti gli abbonati. 176, credo. Beh, non malvagio. Almeno 200, però vabbè, 176. mi raccomando, rimanete sintonizzati che vi faremo sapere in futuro quali saranno i giorni in cui faremo le live lunghe, guarderemo un film, giocheremo e quant'altro. Facciamo un bel raidino? Mi sembra un'ottima idea. Andiamo su Dash Dax. Che cos'è? Bellissimo! Bellissimo! Raidiamo Dash Dax. È un canale che ha scoperto Frank. No, è il mio pubblico, io non lo so. Ah, okay, è il preferito di Frank, lo guardi italiano? No, è il mio preferito. No, è di un tizio, cioè nelle info del canale c'è la sua foto. Sono quelle cose da tenere sotto mentre fate altro. Okay, sì, però tu puoi interagire con queste papere. Quello è fighissimo. Puoi interagire? Sì, cioè se tu doni a una certa ora, esatto, gli dai cibo, puoi fare cose.
E aspetta, vi volevo far vedere. Sono delle anatre grosse così. Una in realtà scopri che è un allevamento per foie gras. Pensa che se doni abbastanza arriva il cacciatore. Se vuoi Pingu facciamo vedere. Te la porto a casa. Tira il piattello. Il signore di Dash Duck è quello. È lui? No, fra ma. Lo sto guardando adesso. Lui è un grande figo. È molto figo. Bellissima la maglietta. Ma non possiamo donare in diretta per vedere che Ma non è che puoi darli in qualsiasi momento, da quello che ho capito. Perché se no muoiono. Cioè, dice, non puoi stubarli. Qua dice: manda. Cos'è la Yummy Treat? Mandasi il bocconcino mandando CIR 50 oppure anche scrivendo un abbonamento per dare una fiddata. Però una volta al giorno. Vedi che c'è Forza 4 lì. Infatti puoi giocare a Forza 4 in chat, non ho capito come, ma lo puoi fare. Ma con le anatre? Cioè, no, tipo con le emote, una roba del genere. Però non c'è mica nessuno. Stavo pensando, non ha un po' distrutto le abitudini della fauna locale mettendo un macchinario che spara di bocconcini? Sarà tipo casa sua, no, sarà uno che ha un terreno. Ah, tu dici. Non è che sono incattivi. No, perché magari c'è un lago gigante e le anatre stanno solo lì tutto il giorno. Tra l'altro, non so se lo sapete. Sì. Sì, no, lì ci avrà appunto un lago. Ma c'è anche qua, se vuoi, puoi comprarti un lago. Figo, no, puoi comprare un lago. C'era uno che era a scuola con me, aveva un lago e mezzo. Praticamente. Lago e mezzo. Perché ce l'aveva in condivisione con suo zio l'altro. Okay. No, comunque, non so se lo sapete, ma a fine anno le mangia. No, dai, non è vero. Ma sì, sta ingrassando per l'inverno. No, dai. Per il frog là. Sei serio? No. Ah, ok. Cioè, immagino di sì, a un certo punto moriranno e mangeranno anche le butta. Penso. Boh, non lo so. Hanno un nome. Esatto, scrivevano in chat. Mi raccomando, quando raidiamo, non scrivete in italiano in chat, ma in inglese. Sì, perché però è fighissimo il fatto che abbia fatto tre camere, una da sopra, una sopra. Dove sono quattro camere. Quattro camere, scusa. E poi se perché c'è una che sta scappando. Umidità, temperatura. Cioè, umidità tutto. 100%, giustamente perché c'è l'acqua. Sì. È fatto da Dio. Ma ci sono anche degli animali grossi dietro. No, no, ma è. No, figo. È sempre una. Saremo un lupo in basso a destra. Oltre il recinto ci sono tipo del mucche. Oddio, può essere, magari è uno che ha un ambiente. Ammetto, non sono esperto perché me l'hanno fatto conoccere da poco e non ci ho speso tempo. Potrebbero però fare c'è la stessa cosa che io mi guarderei un botto negli zoo. Cioè, se tipo avessi uno zoo sempre in diretta streaming, sarebbe fighissimo. Ma non sta vedendo la gente a casa questa cosa? Non è che. È vero, è vero. Non è che ci denuncia. No, ma infatti, no, è che è ovvio, nel senso, è in quel monitor. Sì, non ci stavo pensando. Allora, niente, dai, raidiamo così lo andate a vedere anche voi. Grazie mille per aver guardato la live. Noi ci vediamo giovedì di nuovo qui con un ospite e domani con un video su YouTube. Yes. Ciao. 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 Arrivederci.